Buon pomeriggio e buona domenica, una diretta stadio tutta dedicata alla Serie D dopo i successi di ieri, un sabato molto felice per Pescara e Teramo, con il Pescara che ha espugnato il Tardini di Parma dopo 30 anni con il gol di Brugman e con la rimonta vincente del Teramo che in Serie C ha battuto il Padova per 2-1. Dunque oggi fare i puntati sulla Serie D, non ci sono derby e se vogliamo il piatto è ancora più ricco perché ci sono 7 partite diverse con le abruzzesi, solo 2 gare di questa giornata di campionato non vedono abruzzesi in campo. Vi dico subito che in Serie A il lunch match del Franchi di Firenze si è concluso con la vittoria della Fiorentina 2-1 sull'Udinese. Ecco qui i risultati della Serie A con gli anticipi di ieri, la vittoria della Lazio all'Allianz Stadium per 2-1 e la vittoria del Napoli all'Olimpico sulla Roma per 1-0. Oggi, come detto, la doppietta di Tarò ha permesso alla squadra di Pioli di portare a casa i 3 punti contro l'Udinese. Inutile il gol di Samir per la compagine friulana. Tra poco le gare delle 15 con Bologna-Spal, Cagliari-Genoa, Crotone-Torino, Sampdoria-Atalanta, Sassuolo-Chievo, poi stasera il derby di Milano tra Inter e Milan, domani la sfida salvezza tra Verona e Benevento. In Serie C invece sono in campo diverse squadre, si gioca la gran parte di questa giornata che ha visto ieri appunto l'anticipo con la vittoria del Teramo sul Padova per 2-1. Sono sullo 0-0 Fermana-Vicenza, Mestre-Reggiana, Ravenna-Feralpisalò e Renate-San-Benedettese. Risultato sbloccato invece a Bassano dove la Triestina è avanti 1-0 rete di Armà e il Sud Tirol sta vincendo sul Sant'Arcangelo 1-0 rete di Berardocco. Più tardi al Pinoleffe Pordenone, Gubbiofano riposa il Modena. Andiamo sui campi di Serie D, iniziamo il nostro giro con lo stadio Mariani Pavone di Pineto dove c'è Roberta Sante. Questa è la schermata relativa alla Serie D, Girone F. Come detto, oggi non ci sono derby. Noi partiamo, come detto, dal Mariani Pavone di Pineto per Pineto San Giustese. Andiamo da Roberta Di Sante. Buon pomeriggio, Roberta. Buon pomeriggio, Andrea. Buon pomeriggio a tutti gli spettatori. Mariani Pavone di Pineto, la squadra di casa oggi dovrà vedersi contro la neopromossa San Giustese. A Mauro si è raccomandato più volte in settimana di tenere comunque alta la guardia perché nonostante il mezzo passo falso di domenica scorsa contro la Reggiano, la San Giustese ha 10 punti in classifica, dunque si è raccomandato di non sottovalutare assolutamente un avversario che potrebbe essere ostico per la formazione di casa che cacciati i fantasmi delle ultime 2 settimane prova ad inseguire il 3º risultato utile consecutivo e dunque eventualmente anche l'aggancio in classifica proprio alla San Giustese. Ma andiamo con il computo delle formazioni. Il Pineto cambia, non schiera Esposito, non c'è, parte dalla panchina, il centrale al suo posto gioca Bisegna oggi dal primo minuto per scelta tecnica da parte di Amauro perché il giocatore stava bene. Dunque giacchetta tra i pali della Quercia, Sete, Pomante e Fiumara alla linea difensiva, quindi Mariani torna in mediana insieme con Zane la diga di centrocampo e poi i 3 appunto Di Rocco, Bisegna e Pezzotti alle spalle della prima punta Gragnoli. 6º modulo, quello della San Giustese, sempre 4-2-3-1 anche per Semigallesi, con Piodini tra i pali, Calamita, Patiti, Cognamiglio e Sant'Agata in difesa, Perfetti e Prosma, quindi Laringe, Camillucci e Chedia alle spalle del minuto e di tornata. Andrea Antonucci a dirigere l'incontro è il signor Valerio Giuliani della il termo di coadiuvato da Francesco Romano Superna e dalla signora Danita Donofrio nella sezione di termo e le squadre sono appena stese in a sé. Andrea, una curiosità, ma c'è una sigla, una canzone di Cristina D'Avena che si sente lì allo stadio, ma cosa hanno messo?
No, no, non è una canzone, è l'inno ufficiale del Pineto Calcio. Pineto Ho capito, va bene, no, sembrava una sigla da cartone animati. Io mi scuso, però il ritorno che abbiamo avuto qui in studio sembrava una canzone appunto da cartone animati. Comunque, grazie Roberta, torniamo da te poi per entrare in cronaca. Proseguiamo il nostro giro dei campi. Intanto c'è il pareggio del Bassano contro la Triestina, in gol Michael Fabbro, che aveva già segnato la settimana scorsa contro il Teramo. Andiamo ora allo stadio Gran Sasso l'Italia Italo a Concia per questo match d'alta classifica, perché l'Aquila ospita la rivelazione Castelfidardo. Buon pomeriggio a Daniela Rosone. Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di TV6. Come dicevi tu, scontro di alta classifica tra l'Aquila e Castelfidardo. Le squadre ancora non fanno il loro ingresso in campo, lo stanno facendo proprio in questo minuto, e io vi do lettura delle due formazioni. L'Aquila così schierata: Barroni tra i pali, Sieno, Seri, Valenti, Brenci, Boso, Rucci, Ibe, Padovani, Capiero ed Esposito. A disposizione in panchina con mister Battistini siedono Rosano, Marra, Boninsegni, Dosa, Sbarzella, Di Paolo, Fabrizi, Fermo e Sebastiani. Il Castelfidardo schierato invece così: Selvaggio tra i pali, Bordi, Massi, Trellini, Giovagnoli, Lispi, Montagnoli, Pigini, Mihailov, Borgese, Minella. A disposizione di mister Roberto Bagnoni ci sono invece Bottaluscio, Di Sabato, Di Natale, Ghiani, Grazioso, Mantini, Giuliani, Gian Antonio e Calabrese. Buona anche la presenza di tifosi di Castelfidardo, che oggi hanno deciso di raggiungere il capoluogo di regione. Una discreta presenza, dicevamo, sono 61 anni, Andrea, tra l'altro, che le due tifoserie, le due squadre non si incontrano, per dare qualche precedente storico. Fondamentale per l'Aquila continuare il suo ruolino positivo. Il Castelfidardo di contro un'ottima formazione, giustamente, come dicevi tu in precedenza, rivelazione di questo campionato. Perfetto, perfetto Daniela, ti ringrazio, ci sentiamo più tardi anche con te per entrare in cronaca. Noi ora siamo pronti per andare allo stadio Aragona di Vasto, dove la Vastese ospita il Monticelli, gara da non sottovalutare, come detto in settimana anche ai nostri microfoni Gianluca Colavitto. Però un attimo, andiamo prima a Campobasso, ascoltiamo la voce del collega di Telemolise Gianni Bruno, poi andiamo da Paolo Renzetti a Vasto. Campobasso San Nicolò. Dico per ora, dato parziale, perché sono andato proprio ad affacciarmi ora qui dalla tribuna e vedevo che praticamente c'è ancora una discreta fila ai botteghini per fare il biglietto. Dunque ci sono i cosiddetti ritardatari dell'ultima ora, nonostante la prevendita sia partita mercoledì, dunque anche con largo anticipo. C'è però davvero tanta gente, la capolista, il Campobasso, vuole vincere la sesta partita consecutiva contro il San Nicolò. E allora andiamo con le formazioni ufficiali, cominciando dal Campobasso. Come hai preannunciato, un solo cambio di formazione. Andiamo dal portiere, che è Landi, poi Capozzi, Elefante, Danucci, Lanniena, Bolzan, Ribeiro, Leone, Ingretolli. Questa è l'unica novità: D'Agostino e Vecchione. L'unica novità, la ripeto, Ingretolli in campo al posto di Gurma. Replica il San Nicolò con Di Berardino fra i pali, poi Ndiaye, Mozzoni, De Santis, Fabriani, che è addirittura un 2001, Petronio, Massetti, Sassarini, Tedesco, Maisto ed il senegalese Canè. Direzione di gara rosa al femminile, infatti c'è la signora 33enne che dà proprio adesso l'inizio alla partita, certamente la signora internazionale Marotta, Maria Marotta, della sezione di Sapri, classe 1984, che sarà coadiuvata da Belsanti di Bari e Pintaudi di Pesaro. Ecco. Ok, abbiamo ascoltato dunque dalla voce del collega di Telemolise Gianni Bruno le formazioni di Campobasso San Nicolò, vivendo anche un po' questa attesa per la partita dell'attuale capolista del girone F, con un Campobasso che è partito fortissimo e dunque si sta creando entusiasmo nel capoluogo molisano. Ci spostiamo di non tanti chilometri, visto che come promesso andiamo a Vasto, stadio Aragona, Vastese Monticelli. Paolo Renzetti, ciao Paolo. Ciao Andrea, buon pomeriggio, un saluto ai nostri telespettatori qui all'Aragona. Gara iniziata con precisione svizzera, gara
alle 15 in punto. Si gioca infatti già il secondo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 ovviamente tra Vastese e Monticelli. Subito un attacco della formazione di casa che seguiamo sul settore di destra, e Stivaletta che mantiene il pallone in campo, affrontato da Sossi, pallone all'indietro per Fiore che scambia con De Chiara. Ancora la formazione di casa nel possesso di palla, ma la sfera viene data all'indietro per Amelio. Dunque possiamo andare a leggere velocemente le due formazioni, gli schieramenti in campo e le panchine, partendo dalla squadra di casa. Attenzione però ancora la Vastese, in avanti Fiore, il tiro dal limite, pallone che termina sopra la traversa. Allora Vastese che si schiera con Camerlengo, Iodice, De Chiara, De Feo, Amelio, Bagaglini, Stivaletta, Pizzutelli, Cristaldi, Fiore e Leonetti, squadra tipo per l'11 allenato da Gianluca Colavito, che porta in panchina Coppola, Iarocci, Biscardi, Casciani, Lucciarini, Vittaglie, Di Pietro, Colitto e Napolitano. Il Monticelli, formazione marchigiana, risponde con Marani, Cocchieri, Pierantozzi, Sosi, Terrenzio, Fazzini, Petrarulo, Iachini, Pedalino, Bontà e Guerra. In panchina Rinaldi, Castellana, Vallorani, Cichella, Gabrielli, Bruni, Guida e Ninte. E l'ultimo giocatore in distinta è De Vecchis. L'allenatore è mister Stallone, l'arbitro arriva da Sala Consilina, il signor Cristian Robilotta, gli assistenti Vincenzo Andreano di Foggia e Michele Colavito di Bari. Siamo entrati nel corso del terzo minuto del primo tempo, 0-0 tra Vastese e Monticelli. Vastese in maglia blu, pantaloncini e calzettoni bianchi per i padroni di casa, con risvolti bianco-rossi che sono il bianco e il rosso, i colori sociali della formazione di casa. Maglia bianco-azzurra per il Monticelli. Ricordiamo che la Vastese è reduce da due vittorie consecutive, il Monticelli naviga invece nelle zone basse della classifica con 4 punti. Terzo minuto nel primo tempo allo Stadio Aragona, Vastese 0, Monticelli 0, linea a te Andrea. Grazie a Paolo Renzetti. In Serie C, Mestre in vantaggio sulla Reggiana, rete di Rubbo al 29esimo. Andiamo al Tubaldi di Recanati per la partita tra Recanatese e Francavilla. Buon pomeriggio ad Agna Cantagalli, ciao Agna. Ciao Andrea, iniziamo subito con il gol del Francavilla quando siamo arrivati al secondo minuto di questo primo tempo. Ha segnato, dovrebbe essere il marcatore Romeo, che si era inserito addirittura dalla difesa. Comunque vi daremo conferma tra pochissimo. Un'azione insistita da parte del Francavilla, è andata subito in vantaggio la formazione di Iervese, che conferma il 3-5-2 già sperimentato in settimana con la Vastese, una vittoria contro la Vastese di Coppa Italia. Vi dico velocemente la formazione: Francavilla dunque in campo con Spacco in porta, Di Pietro, Antonio, Romeo e Sembroni in difesa, poi Di Renzo, Mancini, Mele, Velardi, Di Pentima la linea di centrocampo a 5, con Palumbo e Zerbo a completare, a formare il reparto avanzato. A disposizione di Iervese ci sono Salvatore, Fiore, Galli, Di Pinto, San Severino, Procida, Youssef, Silvestri, Di Sabatino. In panchina ovviamente l'allenatore Iervese, con la Recanatese a pari punti dei giallorossi, che risponde con Maraglino in porta, Di Maio, Parisi, De Luca, Rinaldi e Colonna, Basso, Luca, il capitano dei Lopardiani, Monachesi, Negro e Senigalliesi. In panchina il mister Alessandro Potenza porta con sé Pedol, Mulè, Perini, Tanoni, Arnone, Giaccaglia, Candidi, Braidic e Papa. Il direttore di gara è il signor Francesco Deusagno di Faenza. Dicevamo di Iervese, che è costretto ad rinunciare come ormai da settimane a diversi giocatori, ne sono ben 7 fuori dalla lista. Scusami Agna, perché come vediamo dalla sua impressione il Matelica è in vantaggio sui nero stellati, tra poco andremo in collegamento, vai, puoi proseguire Agna. Rapidamente completo la lista lunga degli infortunati per Iervese, perché si è fatto male l'ultimo in ordine di tempo è stato Micciche proprio nelle ultime ore, ma in settimana proprio durante la gara contro la Vastese anche Amenta, l'ex Lanciano, ha dovuto dire addio a questo impegno odierno, oltre a Banega, Scofanà, Micciche, per l'appunto Duro, Molenda, Cichella e Di Sabatino. Ha recuperato in extremis invece Velardi, che è titolare qui al Tubaldi di Recanati. Sull'1-0
a favore del Francavilla. Ti restituisco la linea, Andrea, siamo al quinto minuto del primo tempo. Perfetto, perfetto, grazie a Dania Cantagalli. Non so se abbiamo il collegamento proprio da Matelica, ecco qui la situazione sì. È cambiata. Daniele Formichetti, buon pomeriggio Daniele. Buon pomeriggio a voi. Appena la partita iniziata, il Matelica si è portato in vantaggio con il numero 11 Oliveira Santos Diego. Appena iniziata la partita, bella azione sul fronte di destra, palla al centro e Oliveira incorna e insacca l'1-0. Quindi Matelica 1, Nero Stellati 0. Siamo al quarto minuto. Senti, ci puoi dare le formazioni, Daniele? Sì. Allora, il Matelica si schiera con Arman, Seadin, Raffaele, Messina, Daniele, Callegaro Matteo, Gilardi Mauro, Angelilli Manuel, Malagò, Magrassi, Gabbianelli, Oliveira, Santos Diego. Mentre per i Nero Stellati abbiamo in porta Parente, Valente, Del Gizzi, Vitone, Palombizio, Giallonardo, Bruni, Pacella, Di Ruocco, Di Rosa e Di Cerchio. Perfetto, perfetto, grazie a Daniele Formichetti. Dunque Oliveira portando in vantaggio il Matelica dopo pochissimi minuti. In apertura la rete della seconda squadra in classifica, una delle seconde che dunque cerca l'inseguimento nei confronti della capolista Campobasso. Andiamo ora al De Marsi di Avezzano per la partita tra Avezzano e Olimpia Agnonese. Buon pomeriggio a Pino Razzano, ciao Pino. Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio agli amici di TV6, siete collegati in diretta con lo stadio De Marsi di Avezzano. Si sta giocando da 6 minuti la gara tra Avezzano ed Olimpia Agnonese, 0-0 il risultato, anche se l'Agnonese ha battuto già un angolo in questi primi 6 minuti di gioco. Nell'Avezzano torna lo squalificato Sbardella al centro della difesa, mentre non viene schierato dall'inizio il polacco Branicki, che viene momentaneamente dirottato in panca. Nell'Agnonese c'è uno dei due ex, vale a dire Luca Castiglia, non c'è l'altro ex Erminio Rullo, fermo ai box per un infortunio. Vi leggo le formazioni: l'Avezzano si schiera con Fanti, Desana e Lombardo, Persia, Menna e Sbardella, Pellecchia, Bianciardi, Dos Santos, Cerone e Vermo, allenatore Federico Giampaolo. Risponde l'Agnonese con Faiella, Corbo e Litterio, Ferraro, Cassese e Frabotta, Nianche, Daversa, Barbosa, Di Lollo e Santoro, allenatore il signor Bucci, dirige l'incontro il signor Campobasso di Formia. Sono presenti poco più di 700 spettatori ad assistere oggi a questa gara interna dell'Avezzano Calcio. Giornata molto calda qui ad Avezzano, come credo in tutta quanta la nostra regione. 7 minuti e mezzo di gioco, 0-0 Andrea il risultato tra Avezzano ed Agnonese. È tutto, ti restituisco la linea. Perfetto, grazie Pino, ci sentiamo più tardi. Intanto torniamo un attimo a Recanati da Agna Cantagalli, perché c'è una correzione sul marcatore, vero? Sì, correzione sul marcatore, è stato Mancini a portare avanti il Francavilla dopo 2 minuti, approfittando di una corta respinta da parte del portiere di casa Maraglino. Quindi Mancini ha portato subito avanti il Francavilla dopo 2 minuti di gioco. A te. Perfetto, perfetto, grazie Agna. Allora, sono iniziate le partite di Serie A, chiaramente le partite di Serie D vanno verso il finale di primo tempo, quelle di Serie C. Diamo uno sguardo allora alle schermate prima di tornare sui campi e di ripartire da Pineto. Allora, in Serie A si è sbloccata una partita del pomeriggio, il Genoa in vantaggio a Cagliari 1-0, rete di Andriy Galabinov. Sono sullo 0-0 Bologna-Spal, Crotone-Torino, Sampdoria-Atalanta e Sassuolo-Chievo-Verona. In Serie C c'è stato il raddoppio del Sud Tirol contro il Sant'Arcangelo. Confermiamo l'1-1 tra Bassano e Triestina, reti di Armà e Fabbro, il vantaggio del Mestre sulla Reggiana con Rubbo e appunto il 2-0 della squadra altoatesina contro quella romagnola. Sono sullo 0-0 Fermana Vicenza, Ravenna, Ferrer Pisalo e Renate San Benedettese. Questa è una delle gare di cartello di questa giornata, assieme chiaramente a Bassano Triestina. In Serie D, come abbiamo ascoltato già dalla voce dei rispettivi cronisti, il Francavilla in vantaggio a Recanati subito con Mancini, mentre la squadra dei Nero Stellati è sotto. C'è ancora un gol del Francavilla. Agna.
Sì Andrea, raddoppio subito dopo due minuti del Francavilla, questa volta sì, è Romeo, gliel'ho chiamata tra virgolette al difensore del Francavilla che da calcio d'angolo è saltato più in alto di tutti per il raddoppio dei giallorossi di Iervese, subito dunque avanti 2-0 qui al Tubaldi di Recanati dopo 9 minuti di gioco. Quindi insomma Agna, al momento il Francavilla sta confermando questa vena da trasferta, no? Questa propensione a vincere in trasferta, e Romeo tra l'altro era andato in gol sempre d'azione d'angolo in settimana in Coppa Italia. Esattamente, evidentemente l'aria da trasferta fa bene al Francavilla perché finora almeno fino a in questo momento in campionato alla Valle Azzurra sono arrivate 2 vittorie solo in Coppa Italia, quindi in attesa di battere questo fantasma in casa di risultati il Francavilla sta provando a sfruttare appieno il fattore trasferta paradossalmente. Comunque c'è anche ci sono anche 20-30 tifosi arrivati da Francavilla a sostenere la squadra di Iervese. Perfetto, grazie Agna. Intanto il raddoppio del Sud Tirol porta la firma Costantino, l'ex attaccante tra gli altri del Pineto. Allora possiamo ripartire con la gara di Pineto, tra Pineto e San Giustese. Andiamo da Roberta Di Sante per un paio di minuti. Roberta. Andrea, siamo al praticamente il Pinto ha appena sfiorato il vantaggio, c'è stata una gambotta dalla distanza di Bisegna, respinta da Chiodini, sulla quale si è avventato Cagnoli, ha calciato però di intenzione di pochissimo a lato. Adesso c'è il relativo calcio d'angolo perché c'è stata anche una deviazione, però il Pinto in questi primi minuti sta spingendo, nulla da fare per il calcio d'angolo che viene fatto preda immediatamente da Chiodini, che prova adesso a rilanciare la San Giustese, prova a mettere in movimento Tenucci, viene però anticipato da Bisegna, che prova a far uscire di nuovo il Pineto. Vi dice il Pineto che sta spingendo in questi primi minuti iniziali, al decimo aveva già sfiorato il vantaggio con un tappo di Pezzotti che ha ricevuto palla sulla sinistra e ha fatto partire direttamente una gran posta direttamente in porta, respinta dall'estremo San Giustese, poi ancora un buono spunto di Pezzotti sul proseguio dell'azione provare a mettere in movimento Bisegna, che però nel fuori dell'area è stato anticipato proprio al momento dell'impatto con la sfera. Ma l'occasione più chiusa è sicuramente quella di pochissimi istanti fa, con Grandioli che ha calciato di pochissimo al lato sulla respinta da parte di Chiodini del bolide di calciato da Bisegna. Ancora non si fa vedere a San Giustese dalle parti di Giacchetta, anche se la partita finora è godibile, si lotta molto a centrocampo, meglio il Pineto in questi minuti iniziali rispetto alla formazione marchigiana. Sempre 0-0 il risultato quando siamo giunti al 16:30 e io ti restituisco la linea. Perfetto, grazie a Roberta Di Sante. Intanto terzo gol del Sud Tirol, ancora Costantino, doppietta per lui, dunque gara che sembra davvero ipotecata per il Sud Tirol contro il Sant'Arcangelo. Proseguiamo con il secondo giro dai campi, andiamo all'Aquila da Daniela Rosone. Daniela, un paio di minuti. Ah, scusate. Andiamo a Matelica. Allora, un minuto per Daniele Formichetti. Salve, buon pomeriggio. Siamo al 13° del primo tempo. Il Matelica si è fatto di nuovo pericoloso con un'azione in cui Dos Santos era in fuorigioco, ma lascia la palla per Magranelli e grande parata di Parente che manda in calcio d'angolo. Per il momento un netto predominio del Matelica, i rossellati sembrano abbastanza imbambolati da questo inizio veramente travolgente del Matelica. A voi studio. Perfetto, grazie a Daniele Formichetti. Andiamo tra poco all'Aquila da Daniela Rosone. Ecco qui, Daniele, un paio di minuti per te.
Sì, Andrea, sedicesimo, e mentre l'Aquila era partita decisamente meglio nei primi minuti, adesso il Castelfidardo, che nei primi minuti si era limitata ad un controllo più propositivo all'Aquila, si sta facendo vedere spessissimo invece dalle parti di Farroni, con alcune occasioni interessanti. Prima il decimo con Montagnoli in avanti, che ha tentato il tiro contrastato da Brenci, palla alta, però nessun pericolo per Farroni. Dopo, al dodicesimo, invece, una punizione di Trillini insidiosa, battuta dalla barriera aquilana, la palla che è tornata di nuovo sui piedi di Trillini, che ha provato con un rasoterra insidioso a beffare Farroni, che però si è fatto trovare pronti. Al quindicesimo ancora il Castelfidardo, in evidenza Minella con un bel tiro dalla distanza terminato alto, Andrea. In questo minuto ancora il Castelfidardo che si propone in avanti, avevamo detto sicuramente una bella squadra, mentre nei primi minuti l'Aquila era partita meglio, la squadra di mister Bagnoni ha preso coraggio e si è resa protagonista con queste occasioni che ti descrivevo. Del resto, lo dicevi tu presentando prima la partita, uno scontro di alta classifica, il Castelfidardo che è secondo in classifica, seppur in coabitazione con la Vispesa del Matelica, l'Aquila che lo segue a un punto di distanza, quindi è una di quelle sfide particolarmente importanti che due allenatori avranno studiato nel migliore dei modi. Per quanto riguarda l'Aquila Calcio, non ve lo dicevo prima, ma ve ne siete accorti leggendo le formazioni, sicuramente una brutta defezione per mister Battistini è stata quella di Michele Boldrini, che in settimana ha avuto dei problemi, probabilmente tornerà a disposizione del mister tra una settimana, Andrea. In questo momento è l'Aquila Calcio invece che prova ad imbastire un'azione d'attacco, il capitano Steri che ha servito l'attaccante Ibe, oggi in campo dal primo minuto. Ibe è a terra, però il giudice di gara non ha ravvisato nessun fallo, e ancora l'Aquila Calcio che recupera Capalla a centrocampo con Rucci, che prova a cercare un compagno in avanti, lo trova, e l'Aquila che riprova di nuovo ad imbastire un'azione, ma perde palla a Sieno, e quindi tutto da rifare, e la rimessa è affidata al Castelfidardo. Se sei d'accordo ti restituisco la linea e ci risentiamo dopo con altri aggiornamenti. Il risultato ovviamente è ancora fermo sullo 0-0. Perfetto, grazie a Daniela Rosone. Proseguiamo con il giro dei campi, andiamo all'Aragona di Vasto per Vastese Monticelli. Paolo Renzetti, un paio di minuti anche per te. 19esimo nel corso del primo tempo, 0-0 tra Vastese e Monticelli. Non è accaduto nulla nel periodo non collegato con la squadra di casa, che sta facendo la partita ma che non è riuscita fino ad ora ad impensierire il portiere marchigiano Marani. Dalla parte opposta un paio di alleggerimenti in attacco, se così li possiamo chiamare, da parte del Monticelli, ma davvero nulla più. Ora il gioco è fermo, c'è un calcio di punizione in favore della formazione ospite perché era terminato in posizione di fuori gioco Cristaldi, e dunque ci sarà questo calcio da fermo battuto da Sosi per la squadra allenata da mister Stallone. Dicevamo nel corso del precedente collegamento della Vastese, reduce da due vittorie consecutive, che cerca questo pomeriggio il tris in una gara che, come diceva, aveva detto in settimana anche i nostri microfoni il tecnico della formazione di casa Gianluca Colavitto, si presentava tutt'altro che semplice fino a questo momento. È così perché se è vero che il Monticelli non ha mai creato problemi alla retroguardia aragonese, è altrettanto vero che anche la squadra di casa non è mai riuscita a proporsi davvero pericolosamente dalle parti di Marani. Ora ancora la Vastese che cerca di portarsi in avanti con De Chiara, pallone all'indietro per Iodice, il lancio in avanti per Cristaldi, il controllo, il servizio sulla sinistra per Leonetti, affrontato da Fazzini, ancora Leonetti, due avversari, c'è il raddoppio, pallone all'indietro per Pizzutelli, il campanile in area di rigore, poi c'è il fallo commesso da Cristaldi ai danni di un avversario che termina a terra, si trattava di Sosi. Ancora una volta interviene il fischietto campano, Cristian Robilotta di Sala Consilina a comandare il calcio di punizione in favore della formazione ospite. Siamo giunti al ventunesimo in questo istante nel corso del primo tempo, 0-0 tra Vastese e Monticelli. C'è da aggiungere, Andrea, che si gioca in un pomeriggio caldo, cielo sereno, temperatura ben oltre i 20 gradi, circa 700 gli spettatori presenti quest'oggi allo Stadio Aragona. A te la linea. Grazie, ora andiamo per un minuto e mezzo a Campobasso San Nicolò. Capozzi che giostra, poi Capozzi ragiona, siamo esattamente al 20° minuto, 10 secondi, ancora l'Agnena, ricordo che nel Campobasso manca Del Duca per infortunio, attenzione a D'Agostino, D'Agostino e la zolla di D'Agostino con il destro, fin
respinge il tiro, poi ancora D'Agostino aspetta Danucci, poi può passare Vecchione per Elefante, siamo sulla sinistra, fatto un cross e c'è la palla che sta per uscire, in effetti esce sul fondo. Allora approfitterò della vostra disponibilità per descrivere in diretta questo calcio d'angolo numero 2 in favore del Campobasso. Lo faccio perché da ogni calcio piazzato può scaturire un problema per le difese avversarie. Batte D'Agostino per Salim Ribeiro, ancora la palla restituita a D'Agostino, questo tiro ribattuto dal numero 9 del San Nicolò, esattamente da Tedesco, la palla poi viene messa fuori da Bolzan per evitare che il San Nicolò procedesse in contropiede. Siamo esattamente al 21esimo a Selva Piana, 0-0 tra Campobasso e San Nicolò, in una partita che il Campobasso sta facendo a livello di gioco, che non riesce a sbloccare, ma dobbiamo essere onesti, obiettivi, dicendo che grosse occasioni tuttavia non ce ne sono state. Dunque per ora questo 0-0 è giusto. A voi la linea. Bene, bene, dunque queste le parole di Gianni Bruno dal Nuovo Romagnoli San Nicolò, che sta tenendo botta contro la capolista Campobasso. Proseguiamo e torniamo alla gara che ha fatto registrare il maggior numero di gol finora, quella del Tubaldi, Recanatese Francavilla. Intanto vi dico che l'Atalanta è in vantaggio a Genova sulla Sampdoria, gol ancora di Cristante, che sta vivendo un momento d'oro, l'ex giocatore del Pescara. Andiamo per un minuto e mezzo da Ania Cantagalli. Ania. Ventesimo, Andrea, nel corso del primo tempo, sempre 2-0 a favore del Francavilla per effetto dei gol messi a segno. Secondo minuto da Mancini e poi al nono da Romeo. Ma Francavilla vicino poco dopo il secondo gol, anche al tris. Ancora Romeo, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, è riuscito a impattare per primo il pallone di testa, però questa volta la sfera è tagliata alta sulla traversa. Ha avuto fortuna il difensore giallorosso. La parte recanatese, finora ben poco da segnalare, c'è qualche difficoltà di troppo di manovra della formazione allenata da Alessandro Potenza, che ricordiamo domenica scorsa ha pareggiato contro un'altra abruzzese in Rostellati 0-0, mentre il Francavilla è desiderosa di raccimolare qualche punto da questa trasferta, anche considerate le due sconfitte consecutive contro Castelfidardo e Campobasso nelle ultime due giornate di campionato. Recanatese adesso in possesso del pallone, siamo nella metà campo dei Leopardiani, che provano a salire con Monachese sulla sinistra. 4-3-3 per la squadra allenata da Potenza, ma subito il Francavilla, che riconquista il pallone, prova a rilanciare in avanti con un pallone che però si spegne in fallo laterale. 22esimo, ancora 2-0. A te, Andrea. Perfetto, grazie ad Ania Cantagalli. E adesso possiamo andare allo stadio dei Marsi di Avezzano, dopodiché faremo il giro di schermate anche per vedere i finali di primo tempo in Serie C. C'è un gol? Ah, ok, allora se non risponde possiamo andare ora con il giro di schermate. Vediamo Serie A, Serie C con i finali di primo tempo delle gare delle 14.30. Allora in Serie A, dopo il gol di Galavinov del Genoa, che è in vantaggio a Cagliari, come vi abbiamo raccontato poco fa, l'Atalanta è andata in vantaggio a Marassi contro la Sampdoria, la rete di Cristante. Le altre gare del pomeriggio sono sullo 0-0. Vediamo ora la Serie C, come detto i finali di primo tempo delle gare delle 14.30, Bassano-Triestina 1-1, botta e risposta Armà-Fabbro, Fermana-Vicenza 0-0, Mestre-Reggiana 1-0, rete di Rubbo, poi Ravenna Ferrar Pisalò e Renate San Benedettese 0-0, Sud Tirol Sant'Arcangelo 3-0 con le reti di Berardocco e la doppietta di Rocco Costantino. In Serie D vediamo anche in questo caso come vanno le cose. Si è segnato su due campi: al Tubaldi il Francavilla avanti 2-0 con le firme di Mancini e Romeo, il Matelica in vantaggio sui Nerostellati, gol in apertura di Oliveira. E allora possiamo tornare a Pineto da Roberta Di Sante per un paio di minuti. Pineto San Giustese, Roberta.
Andrea, siamo al 27esimo minuto di questo primo tempo, non ci sono state altre occasioni eclatanti nei minuti in cui non siamo stati collegati, resta l'occasione più importante, quella del 14esimo di Zagnoli che ha sfiorato il palo alla sinistra di Chiodini andando a battere la sua respinta, una botta sicura, non riuscendo però ad inquadrare lo specchio. Pineto che continua ad insistere in questo momento con Di Rocco che prova a far pizzare il pallone, conquista un calcio d'angolo, è il terzo battuto dal Pineto fino a questo momento, nessun calcio dalla bandierina per la Sangiovese che si è fatta vedere praticamente finora mai dalle parti di Giacchetta. Un Pineto che fa la partita, va adesso a battere il corner di segna, fischia però il direttore di gara, fallo in area dunque da parte degli avanti del Pineto, dunque nulla di fatto per la formazione di casa che sta sicuramente facendo la partita senza però riuscire a mettere veramente in difficoltà la Maria San Giustese, un paio di interventi appunto quelli del portiere Chiodini meriterebbe forse qualcosina di più per quanto visto finora in questa prima mezz'ora di gioco che se ne sta andando. La San Giustese prova in questo momento a manovrare sul campo, la partita è agonisticamente combattuta, si lotta molto al centrocampo, l'arbitro lascia abbastanza fuori sui contatti, ancora nessun ammonito, prova adesso la verticalizzazione, la San Giustese, il colpo di testa di Rocco in fallo laterale, dunque riparte ancora la formazione marchigiana con la rimessa con le mani, costretta però a tornare indietro nelle parti di Patrizi per manovrare, per ripartire la manovra perché non ci sono spazi, il Pineto si chiude bene, ancora un lungo traversone a cercare Antenucci, troppo lungo per tutti, anche per lui. Siamo alla mezz'ora con sempre 0-0 il risultato al Marianicone tra Pineto e San Giustese. Io ti restituisco la linea per ora. Grazie Roberta, in Serie A vantaggio del Crotone sul Torino in gol Rodien, poco fa raddoppio sfiorato dall'Atalanta a Genova. Ecco qui l'aggiornamento con il vantaggio del Crotone, ripeto Rodien per l'11 di Nicola. Proseguiamo, andiamo a Vasto, un minuto e mezzo Paolo Renzetti per Vastese Monticelli. Sì, grazie Andrea, siamo giunti al 29esimo minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0 tra Vastese e Monticelli, qualche istante fa una conclusione dalla distanza di Stivaletta con il pallone terminato sopra la traversa, in precedenza c'era stata una buona opportunità, direi più che buona opportunità per la formazione ospite con Iachini in area di rigore, il giocatore marchigiano non è riuscito ad addomesticare a dovere il pallone mandando la sfera sopra la traversa, ben abbondantemente sopra la traversa della porta difesa da Camerlengo, gara che però stenta a decollare, queste sono state Andrea fino a questo momento quando stiamo per toccare la mezz'ora di gioco nel corso di questo primo tempo, dicevo sono state le due uniche emozioni, i due unici sussulti di una gara molto bloccata tra due squadre che si stanno annullando e che si stanno affrontando soprattutto nella zona di centrocampo con i due portieri che fino a questo momento, Camerlengo da una parte e Marani dall'altra, non hanno dovuto affrontare ed effettuare alcun intervento degno di nota. Vastese che cerca di portarsi in avanti ma fa molta fatica la squadra di casa a superare la munita retroguardia bianca-azzurra del Monticelli, squadra, lo ripetiamo, che naviga nelle zone basse della classifica ma che ha un organico e nomi sulla carta anche di categoria superiore, due su tutti, Pedalino e Bontà. Attenzione perché c'è un lancio in avanti proprio per Pedalino, troppo lungo,
il controllo senza problemi del portiere Camerlengo, che ha già rimesso il pallone in gioco con De Chiara, che si porta in avanti. Servizio per Leonetti, poi Leonetti per Cristaldi, ancora Cristaldi scambia con Leonetti, vediamo se Leonetti riesce a inventare qualcosa. Poi è Fiore il servizio sul settore di destra per un compagno che è Pizzutelli, che non riesce a controllare il pallone. Può ripartire in avanti la formazione ospite, 31esimo allo stadio Aragona di Vasto, Vastese 0 Monticelli 0, terra linea. Grazie, grazie a Paolo Renzetti. Andiamo per un minuto e mezzo anche a Recanati. È una giornata questa che non decolla in fatto di gol. L'unico campo dove si è segnato abbastanza, almeno due reti, è proprio il Tubaldi. Ania, 90 secondi. Esatto, 29esimo del primo tempo, ancora 2-0 per il Francavilla, però a parte i gol Andrea c'è stato ben poco altro. Fino a qui, offerto da questa gara, il gioco è stato interrotto per alcuni minuti nell'ultimo periodo perché è rimasto a terra Palumbo, che ha dovuto essere soccorso dai sanitari del Francavilla, però adesso è subito rientrato in campo dopo un contrasto, è rimasto a terra un fallo mandato dal direttore di gara di Usagno di Faenza per la formazione di casa, ma siamo ancora nella metà campo della Recanatese, che non riesce almeno fino a questo momento a crearsi pericolosa dalle parti di Spacca. Davvero ben poco offerto fino a questo momento dai leguardiani, con un 4-3 che comunque non riesce a decollare. C'è Negro centralmente in attacco e dall'altra sulle fasce ci sono Semigagliesi e Monachesi, che provano di pacizzare la manovra, ma fino a questo momento non c'è nulla davvero da segnalare per quanto riguarda almeno la Recanatese. Francavilla invece la prova soprattutto in ripartenza a far male almeno in questa fase ai padroni di casa. C'è Zerbo che è molto mobile e che è bravo ad incunearsi tra i due centrali, ovvero Colonna e Rinaldi. L'ex Teramo, tra l'altro in tribuna c'è anche il procuratore Carletto Di Renzo, il figlio Samuel Di Renzo, ex Teramo anche lui, è titolare quest'oggi qui al Tubaldi di Recanati. Gioco ancora fermo, ancora proteste varie con il direttore di gara, che adesso ha estratto il secondo cartellino giallo della gara, dopo vi diremo anche a chi il primo era stato invece per Romeo. Gioco fermo comunque sempre sul 2-0 a favore del Francavilla, 31esimo del primo tempo. A te. Grazie, grazie a Dania Cantagalli. Vanno riprendendo le partite in Serie C, le gare delle 14:30 con i secondi tempi. Non ci sono aggiornamenti da dare in Serie D, c'è un aggiornamento da dare in Serie A perché c'è il vantaggio del Bologna sulla SPAL nel derby tutto emiliano, l'assist di Palacio, il gol di Poli. Noi potremmo andare con il giro di schermate, sì, andiamo con il giro di schermate rapidamente prima di tornare sui campi per l'ultima volata, almeno per questo primo tempo. Questa è la situazione dunque nella massima serie: Bologna SPAL 1-0, Cagliari Genova 0-1, Crotone Torino 1-0 e poi Sampdoria Atalanta 0-1, Sassuolo Chievo 0-0. In Serie C non sono cambiati i risultati in questi primissimi minuti di ripresa. Dunque Bassano Triestina 1-1, Fermana Vicenza 0-0, Mestre Reggiana 1-0, Ravenna Feralpi 0-0, Renate San Benedettese 0-0 e Sudtirol Sant'Arcangelo 3-0. Vediamo anche in Serie D in questa domenica davvero avara di gol: Materica Nerostellati 1-0 e Recanatese Francavilla 0-2. Ecco, arriva una novità effettivamente, anzi una doppia novità da San Marino, dove il San Marino è in doppio vantaggio sul Fabriano Cerreto, dunque 2-0. Evidentemente in crisi la squadra neopromossa marchigiana, che ha debuttato con due vittorie nelle prime due giornate e poi finita in una spirale negativa dalla quale non riesce a venire fuori. Questa è la situazione. Allora, giro completo da tutti i campi. Ripartiamo da Roberta Di Sante. Un minuto e mezzo, Roberta.
Andrea, siamo al 37esimo minuto, il Pinito si è fatto pericoloso pochi istanti fa con un calcio di punizione, questa è l'occasione da registrare nei minuti non contemplati, una punizione conquistata da Bisegna che se ne stava andando sulla tre quarti, nell'occasione è stato anche ammonito, il primo ammonito di questa partita, Pronsman, la trattenuta è sembrata evidente, dunque giusto il cartellino giallo ai danni del centrocampista sangiustese, una punizione che poi Bisegna ha lasciato a Pezzocchi, compagno di squadra, che ha a botta sicura scagliato di pochissimo sopra la traversa della porta difesa da Chiodini. Adesso è invece la sangiustese in questo istante in possesso palla che prova a ripartire, cercano di servire il capitano Perfetti, però è in anticipo su di lui Pomante che spedisce in fallo laterale, dunque rimessa con le mani in favore della squadra marchigiana che prova a impostare l'azione. C'è Bisegna che fa buona guardia sul giocatore, sul capitano Perfetti, provano a scambiare, riesce però a servire Prosman e Antenucci lo scambia, prova la triangolazione, non riesce perché si frappone ancora una volta bene il capitano del Pineto Marco Pomante, che capisce tutto e sbroglia la situazione, non si chiude dunque il triangolo, però la sfera rimane tra i piedi dei giocatori in maglia bianca, ancora in della San Giustese Perfetti che prova la conclusione che di una sorta di assist proprio per l'ex Antenucci che però non se l'aspettava e non riesce a trovare la deviazione, dunque San Giustese fu prima specie di occasione pericolosa in 39 minuti di gioco, 0-0 il parziale. Perfetto, grazie a Roberta Di Sante. Intanto gli autori dei due gol del San Marino sono Zuppardo e Cinque, reti al 24esimo e 26esimo, dunque in un batter d'occhio il San Marino è in doppio vantaggio. Andiamo ora all'Aquila, stadio Gran Sasso d'Italia, Italo Acconcia, l'Aquila Castelfidardo, Daniela Rosone. Andrea, seguiamo in diretta Andrea un calcio di rigore, poi vi spiegherò come comunque dal dischetto Minella del Castelfidardo, seguiamo proprio il suo tiro, gol, quindi il Castelfidardo che conduce per 1-0 grazie a questa rete di Minella ottenuta grazie alla massima punizione. Vi racconto quello che era successo al 35esimo, c'era stato un intervento di Esposito, un contatto tra Esposito e Piggini che era lanciato in area, un contatto falloso, l'arbitro non ha avuto dubbi, ha segnato la massima punizione al Castelfidardo trasformata con lucidità da Minella, quindi quando siamo al 36esimo il Castelfidardo ha condurre sull'Aquila grazie a questo calcio di rigore che vi ho appena raccontato. Vi dicevo del periodo non collegato, era stato annullato anche un gol in precedenza all'Aquila Calcio invece con Iboso, dalla nostra posizione Andrea non siamo riusciti a renderci conto effettivamente se si fosse trattato di un fuorigioco perché ci era sembrato tutto regolare, probabilmente il guardalinea ha ravvisato qualcosa, non ci sono state neanche eccessive proteste da parte dell'Aquila Calcio e nel momento in cui l'Aquila sembrava essersi un pochino risvegliata dagli attacchi del Castelfidardo che spesso si è fatto vedere in area dalle parti di Farrone è arrivato appunto questo intervento falloso di Adriano Esposito su il giocatore Piggini che era lanciato in area come vi raccontavo e anche qui il giudice di gara non ha avuto dubbi e ha concesso la massima punizione, quindi l'Aquila 0 Castelfidardo 1. A voi la linea. Grazie a Daniela Rosone, giro ancora dai campi, siamo a Vasto, Paolo Renzetti, un minuto e mezzo. Sì, grazie Andrea, si gioca il 40esimo minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0 tra Vastese e Monticelli, ma che cosa ha sbagliato un minuto fa Leonetti che praticamente sulla linea di porta doveva appoggiare semplicemente il pallone in rete, è riuscito a sbagliare incredibilmente un gol praticamente fatto, mandando la sfera, svirgolando il pallone, mandando la sfera al lato, facendo infuriare il tecnico della formazione biancorossa Colavitto.
è stata questa l'occasione più clamorosa di questa partita, che continua a viaggiare sui binari della parità 0-0 quando mancano 4 minuti e mezzo al termine di questo primo tempo. Gara ben diretta, lo dobbiamo dire, al signor Cristian Robilotta di Sala Consilina, anche per merito dei 22 in campo. Non ci sono stati ammoniti, non ci sono stati interventi particolarmente duri, e ora intanto c'è il contropiede del Monticelli, pedalino che viene però fermato in posizione di offside, va a concludere dopo il fischio dell'arbitro e viene richiamato verbalmente dal direttore di gara. Chiede anche scusa pedalino al primo assistente, signor Vincenzo Andreano di Foggia. Siamo già entrati nel corso del 42esimo minuto nel primo tempo qui allo stadio Ragona di Vasto, ancora 0-0 tra Bastessi e Monticelli. A te la linea. Grazie a Paolo Renzetti. Proseguiamo con il giro dei campi. Intanto non è cambiato nulla in Serie C, risultati invariati rispetto alla fine del primo tempo. Andiamo a Recanati, Recanatese Francavilla. 39esimo, Andrea, ancora 2-0 per il Francavilla, ma piove per certi versi sul bagnato in casa della formazione di Iervese, perché al 32esimo Dipenti è uscito per un problema, è stato sostituito da Fiore. Poi a fine gara cercheremo di capire l'entità dell'infortunio dell'odierno esterno di centrocampo. Non è cambiato nulla nello schieramento tattico di Iervese, perché Fiore si è andato a posizionare come quinto di centrocampo sulla sinistra, però è chiaro che una lunga lista di infortunati, aggiungere anche quello di Dipenti, ma è una soluzione che continua a essere abbastanza grave in casa giallorossa. Per il resto solo da segnalare un tentativo dalla distanza da Recanatese per quanto riguarda De Luca, che appunto da fuori area sulla linea dei 30 metri ha provato a indirizzare il pallone. Tanto Agna, scusami, raddoppio del Matelica sui nerostellati, tra poco chiamiamo Daniele Formichetti, prosegui. Con De Luca che però ha indirizzato molto a distanza della porta difesa da Spacca fino a questo momento. Ok, Agna, un attimo, torno da te tra pochissimo, andiamo a prendere l'aggiornamento da Daniele Formichetti. Si invola verso la porta e batte proprio senza nessuna colpa di parente, e siamo sul 2-0. Quindi nero Matelica 2, nero stellati 0. Daniele, ci puoi ripetere l'autore del gol? Allora, il numero 7, Angelilli Manuel. Perfetto, 2-0, grazie. Matelica nero stellati, a voi studio. Grazie, per il momento dunque tutto facile per la seconda della classe contro i nerostellati che invece sono in fondo alla classifica. Angelilli per il raddoppio del Matelica. Agna, puoi riprendere. Vi dicevamo appunto di quell'occasione unica al momento per la Recanatese di De Luca, se occasione si può chiamare, il tentativo dalla distanza è finito molto lontano dalla porta di Spacca, e per il resto ben poco altro da parte della formazione padrone di casa. Adesso gioco fermo perché c'è Sembroni a terra dopo un contatto con il numero 8 della Recanatese Lupo, contatto tra i capitani che si vanno a chiarire, quindi si riprenderà con un calcio di punizione per il Francavilla battuto da Spacca quando siamo arrivati al 42esimo del primo tempo, sempre 2-0 per il Francavilla. Grazie Agna. Andiamo al De Marsi, Avezzano Agnonese, Pino Razzano. Pino. Sì Andrea, siamo giunti al 41esimo del primo tempo qui ad Avezzano, sempre 0-0 il risultato tra Avezzano e Olimpia Agnonese. L'unica novità è che la formazione ospite sta giocando in 10 uomini per l'espulsione al 39esimo di Corbo, del difensore Corbo, che ha commesso un brutto fallo su Bianciardi. Nei minuti non collegati un paio di occasioni per la formazione di casa, direttamente dai piedi di Cerone, che sempre su calcio di punizione ha fatto venire la pelle d'oca praticamente al portiere dell'Agnonese Faiella. 42 minuti di gioco, battuto adesso un calcio di punizione, nessun giocatore però dell'Avezzano riesce ad intercettare il pallone, lo stesso scivola sul fondo. E così sarà la formazione di Bucci, che ricordo sta giocando in 10 uomini dal 39esimo minuto per l'espulsione del difensore Matteo Corbo, del numero 2 Corbo. Sarà, dicevo, direttamente l'Agnonese a rimettere in gioco il pallone dalla propria area di rigore. 42 minuti e mezzo di gioco, 0-0 il risultato qui allo stadio De Marsi, Travezzano e Olimpia Agnonese. Andrea, è tutto, direttivisco la linea. Grazie Pino. Gianni Bruno per Campobasso San Nicolò. La rimessa per il portiere proprio degli abruzzesi, Giovanni Di Berardino. Dunque gara equilibrata che probabilmente da qui a qualche
secondo terminerà. Vediamo se la signora Marotta di Sapri intenderà concedere minuti di recupero. Siamo quasi al 45esimo, tra 30 secondi scatterà proprio il minuto numero 45 di un primo tempo che è stato vissuto nel segno dell'equilibrio. Il San Nicolò ha dimostrato di avere dei buoni palleggiatori, tra cui Mozzoni, lo stesso Petronio, ma anche De Santis, però dobbiamo dire che grosse parate non ne ha fatte effettivamente il portiere del Campobasso, Mario Landi. Dunque buono il San Nicolò fino, come dire, al limite dell'area di rigore, giusto lo 0-0 con il quale le due squadre stanno rientrando negli spogliatoi. In effetti la signora Marotta non ha inteso concedere minuti di recupero, dunque senza gol alla fine della prima frazione. Vediamo cosa succederà nel secondo tempo. Abbiamo ascoltato dunque il finale di primo tempo dalla voce di Gianni Bruno, Campobasso e San Nicolò 0-0, gara equilibrata come abbiamo ascoltato. San Nicolò che dunque continua a tenere bene contro la capolista. Andiamo a Pineto, dove è finito il... Allora, siccome è finito il primo tempo, ci dice Roberta Di Sante, allora vediamo come vanno le cose a Vasto, vediamo se è finito il primo tempo a Vasto. Paolo. In questo istante il primo tempo dopo 46 minuti di gioco allo Stadio Aragona, squadre negli spogliatoi sul risultato di inizio gara. Vastese 0, Monticelli 0, a te la linea Andrea. Ok, a Recanati, Agna Cantagalli, è finito il primo tempo? Sono 15 secondi e tra poco avremo anche la segnalazione dell'eventuale recupero. Allora puoi tenere la linea fino alla fine del primo tempo e poi torniamo a Pineto e a Vasto per un rapidissimo resoconto dei primi tempi. Agna. Ok, c'è Fiore che è andato sul pallone per riconquistare la sfera che era terminata in fallo laterale. Proprio Fiore, anzi no, lascia la battuta a un compagno di squadra per rimettere appunto la sfera in gioco. Si riprenderà tra pochissimo, sono due minuti di recupero accordati dal direttore di gara. Il pallone proprio all'indirizzo di Palumbo, che però viene anticipato dal diretto avversario, e quindi si ripartirà ancora con un fallo laterale per il Francavilla, che rimane in questo finale primo tempo in zona d'attacco. Ricordiamo la formazione di Ierbese che è avanti 2-0 qui al Tubaldi di Recanati. Ancora Francavilla in possesso del pallone, Fiore viene buttato a terra ma non c'è nulla per il direttore di gara, prova a ripartire dall'altra parte veloce Senigallese, ma viene fermato sulla ripartenza. Ci sarà ancora una rimessa laterale, però questa volta da sponda leopardiana, con il numero 2 Di Maio che rimette indietro il pallone, poi prova ad uscire dalla propria metà campo la Recanatese, ma fa qualche fatica di troppo. C'è Rinaldi in possesso della sfera, che però vede il Francavilla chiudere tutte le linee di passaggio e quindi bloccare di fatto la manovra fin dal principio della formazione di casa. Il pallone è lungo a cercare uno scatto di Negro, ma controlla Sembrone l'uscita di Spacca, e quindi il pallone finisce preda dell'estremo difensore ospite, che potrà rimettere in gioco il pallone. Lo fa in questo momento a cercare uno tra Fiore e Palumbo, trova Fiore che fa sponda di testa per Palumbo e poi di tacco, bello il suggerimento da parte dell'attaccante giallorosso, poi Fiore spinge il suo diretto avversario e quindi ci sarà un fallo già battuto dalla Recanatese. Sembrava il duplice fischio del primo tempo, così non è, invece è solo un'indicazione al direttore di gara di riposizionare il pallone per battere di nuovo il calcio di punizione. Ancora Recanatese che prova a salire in questi frangenti finali di primo tempo, Negro che allarga sulla destra per Senigallesi, sale dall'altra parte il numero 2 Di Maio che lo vede appunto Senigallesi e lo suggerisce, poi ancora all'indietro per De Luca a cambiare gioco dall'altra parte per il numero 3 Parisi, riesce in qualche maniera il Francavilla a buttare il pallone in fallo laterale, ma ancora Recanatese in questo finale di primo tempo, un fallo però accordato dal direttore di gara che lascia ancora proseguire il gioco. Ci sarà un calcio di punizione, siamo spostati sulla sinistra della metà campo del Francavilla, probabilmente dopo questa battuta di calcio di punizione si chiude
inizierà la prima frazione di gioco qui al Tubaldi. C'è Negro sul pallone ad incaricarsi di mettere la sfera in mezzo, salgono praticamente tutte le torri della Recanatese per cercare di sfruttare al massimo questa occasione, provare perlomeno ovviamente ad aprire la sfida prima di entrare negli spogliatoi. Pallone che però riesce in qualche modo il Fratellini in un primo momento a sbrogliare, poi c'è un fallo ravvisato dal direttore di gara che dice anche che il primo tempo si può chiudere qui con il Francavilla in vantaggio 2-0 al Tubaldi di Recanati per effetto dei gol messi a segno da Mancini e Romeo al secondo e al nono minuto di gioco. Un buon primo tempo del Francavilla che ha chiuso tutti gli spazi alla Recanatese, che dall'altra parte ha offerto ben poco dalle parti di Spacca. A te. Grazie Ania, rapidissimamente da Roberta Di Sante, un minuto non di più per un consuntivo del primo tempo. Roberta. 0-0 a termine 42 minuti, che si è fatto vedere più pericoloso rispetto al San Sistese dalle parti di Piedini, le occasioni più importanti, quella di questo 3-6 ci mette l'ampio respinto dal portiere San Sistese che con l'altro fortissimo la conclusione di San Paolo che è terminata di pochissimo al lato sulla punizione, stagione punizione sempre ribattuta da Piedini da parte di Segna, perché le occasioni più importanti del compito del punto Grazie Roberta. Paolo Renzetti, anche per te non più di un minuto per il resoconto. Sì, un primo tempo che si è chiuso, come dicevamo Andrea precedentemente, sul risultato di 0-0, grida vendetta sportivamente parlando, l'occasione clamorosa mancata da Leonetti al 39esimo, tutto solo in pratica a 20 centimetri dalla linea di porta, il giocatore è incespicato sul pallone, sul terreno di gioco, fatto sta che è riuscito a mancare clamorosamente il bersaglio e a spedire la sfera al lato, davvero clamorosa questa occasione mancata dalla squadra di casa che aveva faticato in tutto il primo tempo a costruire azioni da rete. L'unica conclusione verso la porta di Marani c'era stata a metà primo tempo con un tiro di Stivaletta terminato sopra la traversa, un'occasione anche per la squadra di casa. Qualche minuto prima era stato Iachini in area di rigore aragonese ad alzare il pallone sopra i pali della porta difesa da Camerlengo. Tutto qui un primo tempo sicuramente non esaltante, anzi piuttosto deludente. Squadra di casa che ha fatto la partita, tanto possesso palla, ma una sola vera occasione da rete, tra l'altro clamorosa, te la linea. Grazie a Paolo Renzetti. Allora, giro di schermate. Intanto con la Serie A sono finiti i primi tempi. Bologna-Spal 1-0, gol di Poli nel finale di primo tempo, chiamato in causa il VAR, ma non è stato concesso un calcio di rigore per la Spal, per un tocco con la mano appunto in area, evidentemente ritenuto non volontario. Poi Cagliari-Genoa 0-2 dopo Galabinovil, raddoppio di Tarabt. Crotone-Torino 1-0, la rete di Rodien. Sampdoria-Atalanta 0-1, rete di Cristante. Sassuolo-Chievo 0-0. Vediamo ora la Serie C, dove ci sono due novità rispetto alla fine del primo tempo. Una importante, con la San Benedettese che è in vantaggio sul campo del Renate, la rete di Gelonese, e poi il quarto gol del Sud Tirol contro il Sant'Arcangelo, la firma dell'ex pescarese Frascatore. Poi sono risultati invariati quelli degli altri campi: Bassano Triestina 1-1, Fermana Vicenza 0-0, Mestre Reggiana 1-0, Ravenna Feralpi 0-0. In Serie D vediamo la situazione alla fine dei primi tempi: Avezzano Agnonese 0-0, ma Agnonese in 10 uomini per l'espulsione del difensore Corbo. Campobasso San Nicolò 0-0, Jesina Vispesaro 0-0, L'Aquila Castelfidardo 0-1, rigore di Minella per la squadra marchigiana. Materica Nero Stellati 2-0 con le reti di Oliveira e Angelilli. Pineto San Giustese 0-0, Recanatese Francavilla 0-2, reti di Mancini e Romeo. San Marino Fabriano 2-0, reti di Zuppardo e 5. Vastese Monticelli 0-0. Torniamo prima di andare in pubblicità a Recanati da Ania Cantagalli. Ania. Sì, perché tra gli ospiti illustri della tribuna degli illustri, così possiamo dire, c'è anche Massimo Epifani, allenatore del Pescara Primavera. Lui chiede un commento di questo primo tempo. Il gol è ben poco altro, però.
Sì, sono stati due lampi nei primi minuti importanti per Francavilla, perché vincere e andare in vantaggio in questa maniera e in un momento un po' delicato è importante per la squadra, per la mentalità, per la testa, e dopo sta contenendo bene gli attacchi della Recanatese. Importante anche perché dal fronte infortunati non è un buon momento per la formazione di Iervese, tanti infortunati, non è facile fare una formazione quando non si hanno così tanti giocatori a disposizione, oggi 7-8 se consideriamo anche l'infortunio di Dipenti magari in corso. Sì, questi sono i problemi purtroppo che capitano quando parti un pochettino in ritardo, e Francavilla è partito in ritardo, però credo che nelle difficoltà ha sempre tirato fuori una partita importante, quello che sta facendo Recanati, e auguro a loro di stabilizzarsi sotto l'aspetto infermeria, perché è la cosa più importante per il campionato. Andrea. Non so se è il caso di rientrare, no, forse abbiamo un altro minutino, allora possiamo restare su Recanati, allora, e chiedo a Massimo Epifani come si spiega questo rendimento del Francavilla, che in casa perde sempre, fuori casa fa risultato, in Coppa Italia però il Francavilla ha vinto due partite al Valleanzuca segnando, se non ricordo male, 8 reti, 4 contro i Nerostellati e 4 in settimana contro la Vastese. Com'è possibile spiegare questo rendimento diverso? Ma credo che sia totalmente casuale, perché non credo che nel fattore campo conti molto, perché Francavilla sì, è una piazza dove ci va molta gente a vedere, però non credo che ci sia una pressione talmente forte dove in casa non ti fa giocare. Sono stati risultati casuali. Fuori casa magari si esprimono meglio, perché magari trovano squadre che devono cercare di vincere e si aprono, e dove in casa magari trovi squadre chiuse puoi trovare più difficoltà, mancando dei giocatori importanti magari che ti possono risolvere la partita, e magari le perdi. Questo forse è un esame visto da me dal di fuori, che l'ho visto giocare poche volte. Perfetto, grazie a Massimo Epifani, grazie a Dania Cantagalli. Ora sì, dobbiamo chiudere per questa prima parte di Diretta Stadio, pubblicità, e poi rientriamo con i secondi tempi. Rientriamo con la seconda parte di Diretta Stadio, pronti per riprendere il giro dai campi. Intanto in Serie C, quinto gol del Sul Tirol, grazie all'amico da casa che ci scrive. Quinto gol del Sul Tirol, la firma è di Giasi. Non ci sono novità dagli altri campi di Serie C. Come detto, possiamo riprendere il giro dai campi. Allora andiamo a Pineto, da Roberta Di Sante per Pineto San Giustese. Un paio di minuti, Roberta. Andrea, siamo al quinto minuto della ripresa, non ci sono state sostituzioni per ora, in campo gli stessi 22 che hanno terminato la prima frazione di gioco. Subito in avvio il Pineto si è fatto pericoloso con Gragnoli, che ha recuperato un pallone in aria, ha fatto partire un diagonale che però è terminato al lato della porta da Chiodini. Per il resto non ci sono altre occasioni da segnalare, si continua a giocare sempre 0-0 il parziale. Intanto la San Giustese prova a manovrare con il proprio capitano Perfetti sulla tre quarti campo, provano a servire la rete, però viene anticipato da Pomante, che mette in movimento Mariani, alza lo scudo Mariani e fa partire un lungo lancio all'indirizzo di Pezzotti. Pezzotti mette in mezzo e di tiro cross che sorvola di poco il sette. C'era appostato Sandragnoli che disegna, però la strada sia per il centravanti che per il fantasista. Si riparte dunque con il rinvio di parte di Chiodini, il colpo di testa di
Mante a provare a servire Virginia, che mette sulla sfera e ritardi il colpo della quercia, quindi ancora il colpo di testa di Bisegna, lo scambio tra i due, Mariani si fa vedere, lo scambio ancora dalla parte opposta per Di Rocco, che però viene anticipato, dunque tutto da rifare, siamo al settimo punto di 3-0 il parziale, io ti restituisco la linea. Grazie a Roberta Di Sante. In Serie A accorcia le distanze il Cagliari con la rete segnata da Pavoletti, dunque Cagliari 1, Genoa 2, allora dovremmo essere in grado di andare a Campobasso, per Campobasso San Nicolò un minuto e mezzo e poi proseguiremo con l'Aquila. Allora Luigi, 0-0 a Servapiana, dopo un minuto e venti ti dico che gli allenatori Foglia Manzillo da una parte e Matteo Falasca dall'altra non hanno effettuato cambi, quindi velocemente Campobasso con Landi, Capozzi, Elefante, Danucci, Lagnena, Bolzan, Salim, Ribeiro, Leone, Ingretolli, D'Agostino e Vecchione. San Nicolò, ecco mi interrompo perché c'è un'azione proprio del San Nicolò che però sfuma e quindi la cui pericolosità sfuma effettivamente con Mozzoni sulla sinistra, e San Nicolò, dicevo, schiera Di Berardino tra i pali, poi Ndiaye, Mozzoni, De Santis, Fabriani. Attenzione, Petronio, attenzione, Mazzini, regia, Mazzini. Gol dell'Avezzano, gol dell'Avezzano, quindi possiamo contattare Pino Razzano per questo gol della compagine marsicana. Avezzano che era in superiorità numerica dalla fine del primo tempo per via dell'espulsione del difensore dell'Olimpia Corbo, evidentemente la squadra di Giampaolo ha saputo subito approfittare ad inizio di ripresa di questa superiorità numerica e ha trovato il gol del vantaggio, dopodiché proseguiremo con l'Aquila. Ecco qui Pino Razzano, Pino. Sì, grazie Andrea, ti ho chiesto la linea perché da due minuti l'Avezzano ha sbloccato il risultato con Dos Santos, che a tu per tu con il portiere dell'Agnese Paiella lo ha trafitto con un gran tiro di destro. Dos Santos è stato servito al basso da Branucci, che era entrato in campo dal primo minuto al posto di Besana. Dos Santos dunque ha sbloccato il risultato di questa importantissima partita, dunque il risultato che da adesso l'Avezzano in vantaggio per 1-0 sull'Olimpia Agnonese. Siamo giunti al quarto minuto e mezzo di gioco, è tutto Andrea, ti restituisco la linea. Grazie a Pino Razzano. Dunque Dos Santos su assist di Branić, che è inserito proprio per cercare di sfruttare questa superiorità numerica. Andiamo ora all'Aquila, l'Aquila che cerca la rimonta sul Castelfidardo. Daniela Rosone. Sì Andrea, l'Aquila sta effettuando, siamo all'ottavo minuto del secondo tempo, sta effettuando un cambio, è entrato Luca Fabrizi ed è uscito Padovani. Il risultato è ancora quello maturato nel primo tempo, il Castelfidardo conduce grazie al calcio di rigore maturato nel primo tempo, c'è stato però un tentativo dell'Aquila di accorciare le distanze al quarto con una punizione abilmente tirata da Valenti dal limite dell'area, è stato bravo Selvaggio a parare, poi palla che è rimasta in gioco, però Lispi è riuscito a spazzare e ad eliminare il pericolo. Dopo un'altra occasionissima per l'Aquila e Bojo da buona posizione però ha sparato alto, e in panchina c'è mister Greco al momento perché Battistini sta seguendo dalla tribuna, è stato espulso dalla panchina. Questo cambio Andrea, dicevamo di un'Aquila che sta provando in queste prime battute a reagire a questo svantaggio, anche un po' sfortunata perché aveva impostato bene questa gara, poi però il Castelfidardo che è un'ottima squadra e questa non era una novità, se l'aspettava l'Aquila Calcio, è riuscita ad imporre anche il suo gioco, una partita sicuramente però godibile, ben giocata e molto, molto maschia. In questo momento è stato Fabrizi invece ad andare in porta con un tentativo però troppo timido, è stato bravo anche in questa occasione Selvaggio a sventare subito il pericolo. Si sente sicuramente l'assenza di Michele Boldrini, che era un giocatore, Andrea, è un giocatore che davanti riesce sempre a creare dei grattacapi.
Seguiamo un po' di cronaca a questo punto, se sei d'accordo, in diretta. L'Aquila, sì, che sta provando ad imbastire una tensione adesso a centrocampo con Capitan Steri, che però viene contrastato dagli avversari, non c'è fallo, quindi il Castel Chidardo recupera palla e prova ad attaccare e a riavvicinarsi nuovamente dalle parti di Farroni, lo sta facendo con il numero 8 Pigini. Un tentativo però andato a male, sempre adesso del Castel di Fardo, col Mihailov che ha provato a tentare in porta, però il tiro davvero troppo debole a pallonetto e Farroni ha parato. Se sei d'accordo ti restituisco la linea, Andrea, ci sentiamo per gli aggiornamenti. Il risultato quindi L'Aquila 0, Castel di Fardo 1. Perfetto, allora in Serie A vi segnaliamo il pareggio del Torino con un bel sinistro a giro di Iago Falche. In Serie C pareggio del Renate sulla San Benedettese. In Serie D vantaggio della Vispesaro con Olcese a Iesi, e ora purtroppo per la Vastese c'è il gol del Monticelli. Andiamo da Paolo Renzetti. Paolo. Sì, la rete di Petrarulo quando siamo giunti ora al nono minuto della ripresa. C'è stato un errore della retroguardia aragonese, pallone terminato sui piedi di Petrarulo che è scattato sul filo del fuorigioco, ma evidentemente in posizione regolare. Per quello che siamo riusciti a vedere non ci sono state neanche le proteste dei giocatori di casa. È entrato in area e davanti a Camerlengo con un tiro non forte ma molto angolato ha messo il pallone alle spalle dell'estremo vastese. Scatta ora il decimo minuto nel corso della ripresa allo stadio Aragona di Vasto. Il parziale dunque è variato: Vastese 0, Monticelli 1. Il gol di Petrarulo per la formazione marchigiana. Attenzione, il gol della Vastese, il pareggio sul capovolgimento di fronte e subito il gol della formazione di casa. Vediamo qual è stato il giocatore che è andato a mettere il pallone in rete, sommerso dall'abbraccio dei compagni. Dunque subito è stato Fiore a mettere il capitano della formazione aragonese, anzi Leonetti, è stato lui che aveva commesso un errore clamoroso nel primo tempo. Questa volta Leonetti non ha sbagliato di testa, a due passi dal portiere della formazione marchigiana, non ha sbagliato, non ha avuto problemi a mettere il pallone in rete, si è quasi inginocchiato, ha colpito il pallone con la testa, sfera che è terminata in rete. Dunque in due minuti due gol allo stadio Aragona, al nono Petrarulo, al decimo il pareggio della Vastese con Leonetti. A te la linea, Andrea. Grazie, andiamo subito a Matelica perché c'è il terzo gol del Matelica. Daniele Formichetti. Sì, infatti, allora siamo innanzitutto al tredicesimo del secondo tempo, al terzo minuto del secondo tempo, su un dubbio fallo a centrocampo subito, diciamo così, da Nello Stellati, riparte il Matelica che con una bellissima azione manovrata porta in rete il numero 10 Gabbianelli. Quindi siamo appunto sulla situazione di 3-0, 3 Matelica, 0 Nello Stellati. Perfetto, grazie Daniele, perfetto per modo di dire, perché poi per i nerostellati è una trasferta davvero indigesta. Intanto in Serie C la Feral Pisalò è in vantaggio a Ravenna con il gol di Luque, dunque Ravenna 0, Feral Pisalò 1, e come detto poco fa c'è stato il pareggio del Renate con la San Benedettese, dovrebbe trattarsi di un autogol di Tomi, dunque 1-1 in terra lombarda. Andiamo a vedere le schermate perché ci sono stati un po' di gol, poi riprendiamo il giro da Recanati, da Agna Cantagalli, però andiamo in Serie A a vedere la schermata con l'ausilio, ecco, della regia. C'è stato il raddoppio del Bologna sulla SPAL, dunque Bologna SPAL 2-0, il pareggio lo abbiamo segnalato del Torino contro il Crotone. C'è ora un rigore per l'Aquila, dunque contattiamo. Sì, Daniela. Sì, Andrea, praticamente c'è stata la parata di Selvaggio, quindi l'Aquila non è riuscita ad accorciare le distanze, un fallo di mano di Minella, l'arbitro non ha avuto dubbi, è sembrato un fallo di mano involontario su un rimpallo, per essere insomma precisi e corretti. L'arbitro ha dato il calcio di rigore all'Aquila, ha tirato Valenti, Selvaggio era anche un po' uscito e quindi è riuscito a parare questo calcio di rigore, quindi il risultato non è cambiato nonostante questo
questa decisione, e quindi ancora il Castel Pilardo a condurre questa gara. Come ti dicevo prima, una gara ricchissima davvero di emozioni, di occasioni e di opportunità. L'Aquila sta provando in tutti i modi a farsi vedere dalle parti di Silvaggio, però insomma non ci sono stati, a parte quella punizione magistralmente seguita da Valenti, non ci sono stati grandissimi pericoli. L'Aquila è sempre poco cinica sotto la porta, Andrea. Ok, grazie a Daniela Rosone. Allora riprendiamo con la schermata, perché eravamo rimasti alla schermata della Serie A. Eccola qui, dunque Bologna Spal 2-0, il secondo gol è un autogol di Salamon, Cagliari Genoa 1-2, Crotone Torino 1-1, poi Sampdoria Atalanta 1-1, ha pareggiato Duvan Zapata per la Sampdoria, e poi Sassuolo Chievo 0-0. Vediamo la Serie C, dove praticamente le gare sono ai minuti finali. C'è stato, come detto, il pareggio del Renate con la San Benedettese, il gol della Feral Pisalò sul campo del Ravenna, e poi sempre 1-1 Bassano Triestina, 0-0 Fermana Vicenza, Mestre Reggiana 1-0 su Tirol Sant'Arcangelo 5-0. Vediamo anche la serie D, Avezzano Agnonese 1-0, rete di Dos Santos a inizio ripresa, Olcese per il vantaggio della Vispesaro a Iesi. Intanto c'è un rigore per la San Giustese, allora possiamo andare da Roberta Di Sante. Roberta. Andrea, sì, al 18° minuto la San Giustese passa il 2-2, per il Pineto con un calcio di rigore firmato da Camillucci, che spiazza Giacchetta da 15 metri. C'è stato un fallo ravvisato, correttezza ravvisata dal direttore di gara Valerio Giuliani di Termoli. Il fallo della Quercia, vi vedremo poi meglio le immagini della rete che si sta cuneando in area. È stato anche un'occasione per proteste, perché andiamo a protestare visto che c'era stato qualche minuto prima un fallo forse simile, non ravvisato dalla parte opposta. Roberta, purtroppo non riusciamo a capire nulla. Io non so se dipende dal fatto che non hai l'auricolare vicino o se dipende dal segnale. Comunque non riusciamo a capire cosa stia accadendo. Intanto vi diciamo che a Iesi la Vispesaro l'ha chiusa con altre due marcature dopo Olcese in gol, Baldazzi e Cruz su rigore. Tanto Caprari in Serie A porta in vantaggio la Sampdoria sull'Atalanta, Sampdoria 2 Atalanta 1. Insomma, una fase piuttosto convulsa, tanti gol stanno arrivando un po' in tutte le categorie. Non so se possiamo ripristinare il collegamento con Roberta, magari anche al telefono, così riusciamo a capire meglio cosa sta accadendo. Roberta. Sì, ti chiedo scusa, l'auricolare io ce l'ho in mano, ma evidentemente è un problema di linea. Vi dicevo che praticamente c'è stato un momento concitato, perché è stato assegnato il calcio di rigore appunto alla San Giustese, trasformato da Camillucci per un fallo molto probabilmente era di Della Quercia su Laringe. E dall'altra parte, sul capovolgimento di Ponte, c'è stato un abbastanza evidente fallo di mano di Prosmens sulla conclusione di Battista. Allora, intanto, scusami Roberta, c'è il raddoppio dell'Avezzano, tra poco avremo i dettagli. Vai avanti. E qui non è stato ravvisato, ci sono state le proteste piuttosto importanti da parte della formazione di casa, con Bisegna che è stato ammonito e che adesso va alla... E c'è il... Fiorato il pareggio, si è migliorato di Chiudini, grandissimo Chiudini sul calcio d'angolo di Bisegna, una doppia conclusione sotto porta, prima di Pomante e poi di Gragnoli, sulla quale Chiudini si è superato, sembrava dentro la sfera, invece il portiere della San Giustese è riuscito a salvarsi, miracolo di Chiudini, Mineto vicinissimo al pareggio, ma okay. Allora Roberta, un attimo, andiamo ad Avezzano, prendiamo l'aggiornamento e torniamo da te. Pino Razzano.
Sì Andrea, sedicesimo minuto di gioco, ti ho chiesto la linea perché tre minuti fa l'Avezzano ha raddoppiato ancora una volta con Dos Santos, cross perfetto dalla sinistra per la testa del numero 9 biancoverde che ha fatto secco ancora una volta il portiere Paiella, e pensare che un minuto prima al dodicesimo lo stesso Dos Santos si era mangiato un gol clamoroso, ancora solo Soletti di fronte a Paiella, aveva scagliato un pallonetto che però si è perso alto sulla traversa. 17 minuti di gioco, Avezzano 2, Olimpia Agnonese 0, doppietta di Dos Santos che ha segnato al secondo e al tredicesimo minuto di questa ripresa. È tutto Andrea, ti restituisco la linea. Perfetto, perfetto, intanto continua a segnare il Matelica, continua a dilagare, 4-0, Magrassi al quindicesimo della ripresa, Matelica 4, Nero Stellati 0 in Serie A, torna in vantaggio il Crotone con un gol proprio di un giocatore abruzzese, il pinetese Bruno Martella, Crotone 2, Torino 1 e a Pineto torniamo per 30 secondi, Roberta. Andrea, continuano a farsi pesanti le proteste del pubblico perché c'è stata un'altra protestezza e il pubblico comincia a rumeggiare, ma quando siamo al 22esimo il risultato è sempre di 1-0 in favore della San Giuseppe, che è andata in un calcio di rigore ravvitato per una scorrettezza sulla ringe, è firmato da Camillucci che dagli 11 metri ha battuto Giachetta. Vi stavo raccontando prima di questa diciamo di, delle proteste che sono scaturite sul capovolgimento di fronte quando Battista ha pennellato un buon traversone in area e c'è stato un abbastanza evidente fallo di mano di Prosmes che però non è stato ravvitato dal direttore del Pineto. Va bene Roberta, grazie per questo aggiornamento, riusciamo ad andare forse, visto che non ci siamo ancora riusciti, a Recanati da Agna Cantagalli, dopodiché andremo con i finali di Serie C. Agna, un minuto e mezzo. 18 minuti della ripresa, Andrea, una ripresa un pochino più vivace rispetto al primo tempo, almeno fino a questo momento, due occasioni, una dalla parte, una dall'altra, al settimo la Recanatese è andata vicina a riaprire la partita dagli sviluppi di un angolo, il colpo di testa di Colonna che però poi si è spento fuori dalla porta difesa da Spacca e poco prima di lasciare il campo Zerbo per sostituzione, non per semplice sostituzione, non per altri problemi visti dei problemi appunto del Francavilla per quanto riguarda la lunga lista degli infortunati, ha visto, ha notato Maraglino fuori dalla propria porta e in ripartenza ha provato a beffarlo con un pallonetto che però poi si è spento fuori appunto dalla porta difesa, dall'estremo difensore di casa. Per il resto alcuni cambi da una parte e dall'altra, Zerbo per l'appunto ha lasciato il campo al rientrante Galli qualche istante fa, al sedicesimo della ripresa, mentre all'inizio ripresa per Potenza ha deciso di dare più peso all'attacco facendo entrare Papa al posto di Monachesi. Cambio ancora per la Recanatese pochi istanti dopo quando è entrato Braidic al posto di De Luca. Gioco fermo a questo momento, si ripartirà tra poco con il pallone che verrà rimesso in gioco da parte di Maraglino quando siamo giunti al 19esimo di questo secondo tempo qui al Tubaldi, ancora Francavilla avanti 2-0 che in questo momento comunque sembra controllare almeno per finora la gara. A te. Va bene, grazie ad Agna Cantagalli. Siccome ancora non abbiamo tutti i finali in Serie C, direi di restare sulla Serie D e di andare a Vasto per un minuto e mezzo da Paolo Renzetti. C'è stato questo botta e risposta che ci hai raccontato in precedenza. Paolo, ora come vanno le cose? Sì Andrea, prendiamo la linea qui dallo stadio Aragona di Vasto quando siamo giunti al 21esimo nel corso della ripresa, proprio in questo istante c'è la seconda sostituzione in casa del Monticelli, esce
con la maglia numero 5 Terrenzio, al suo posto entra Cichella, ma nel periodo non collegato la Vastese è andata vicinissima per due volte al vantaggio e per due volte i legni della porta di Marani hanno detto no alla squadra di casa, prima ad un colpo di testa di De Feo con la palla che si è stampata sulla traversa. Sul proseguimento dell'azione il pallone è stato nuovamente lanciato all'interno dell'area di rigore marchigiana e questa volta è stato Leonetti di testa a colpire il palo. Davvero sfortunata a dire poco la formazione di Colavitto, che proprio in virtù di questo secondo tempo sicuramente di tenore diverso rispetto alla prima frazione di gioco meriterebbe il vantaggio. È stata brava la squadra di casa a trovare il pareggio subito dopo il gol di Petrarulo per la squadra ospite e poi due legni colpiti nel giro di 30 secondi a negare alla formazione biancorossa il gol del 2-1. 22esimo allo stadio Aragona, il parziale Vastese 1 Monticelli 1 a Teralini. Grazie, grazie. Allora possiamo andare a vedere ora i risultati della Serie C. In realtà si sta ancora giocando a Bassano con le partite che ormai si allungano sempre di più. Ecco, finale anche a Bassano alle 16 quasi e 26. Arriva il finale dell'ultimo campo in cui si stava giocando in Serie C. Allora, ieri Teramo-Padova 2-1. Bassano-Triestina 1-1 tutto nel primo tempo. Apre Armà, pareggia Fabbro. Fermana-Vicenza 0-0. Mestre Reggiana 1-0, decide Rubbo nel primo tempo. Ravenna Feralpisalo 0-1, rete nel finale di Luche. Renate San Benedettese finita 1-1, vantaggio della Samb con Genonese, autogol di Tomi per il pareggio del Renate. Sud Tirol Sant'Arcangelo 5-0, in gol Berardocco, doppietta di Costantino, Frascatore e Giasi. Diamo uno sguardo alla classifica in attesa delle gare di delle 18:30, con la San Benedettese che al momento è in vetta da sola 19 punti, il Pordenone che giocherà più tardi è agganciato al secondo posto dal Bassano a quota 18, poi Renate 17, Padova 16, Vicenza 15, Feralpisalò 13, Mestre Fermana 12, Sud Tirol 11, Albino Leffe, Triestina e Teramo 10 punti, Ravenna 9, Reggiana 8, Gubbio 5, Fano e Sant'Arcangelo 4, Modena meno 1. Intanto Linetti per il terzo gol della Sampdoria sull'Atalanta, Sampdoria 3, Atalanta 1. Possiamo andare ora da Pino Razzano per un minuto e mezzo per Avezzano Agnonese. Pino. Sì, Andrea, prendo la linea dallo stadio De Marzi, dove siamo giunti al 23esimo minuto di questo secondo tempo, il risultato non cambia, l'Avezzano è sempre in doppio vantaggio sull'Olimpia Agnonese, secondo gol messo a segno ancora una volta da Dos Santos, Dos Santos che poteva anche triplicare se al 21esimo il passaggio di Teramo per lo stesso centrale, c'è stato un passaggio di Teramo per lo stesso centravanti biancoverde che ha tirato a colpo sicuro, ma paradossalmente un suo compagno di squadra nell'occasione Cerone è stato, ha intercettato involontariamente il tiro del centravanti biancoverde. Sempre 2-0 dunque il vantaggio della formazione di casa sull'Olimpia Agnonese. Ricordo che l'Olimpia Agnonese sta giocando in 10 uomini per l'espulsione dal 39esimo minuto del primo tempo del difensore Corbe, che l'Avezzano ha effettuato già due sostituzioni, Branetti al posto di Besana, è uscito anche il portiere titolare Fanti per il giovane Lombardi, dunque viene rispettata la regola degli under in campo. Lo stesso Lombardi gioca adesso un pallone nella propria area di rigore, non può toccarlo con le mani, c'è un timido pressing da parte dei giocatori dell'Olimpia Agnonese, ma l'Avezzano riesce così ad uscire palla al piede dalla propria area di rigore. 25 minuti di gioco, viene fermato adesso in posizione di fuorigioco Mateus Dos Santos, acclamato oggi dal pubblico di casa, sono presenti poco più di 700 spettatori ad assistere a questa gara interna della formazione del presidente Paris. Dicevo 25 minuti e mezzo adesso di gioco trascorso in questa ripresa, Avezzano 2, Olimpia Agnonese 0, doppietta di Dos Santos, è tutto, Andrea, ti restituisco la linea.
Grazie, allora vediamo la schermata della Serie D e poi ripartiamo da Pineto, per Pineto San Giustese. Avezzano Agnonese 2-0, Campobasso San Nicolò 0-0, Jesina Vispesaro 0-3, L'Aquila Castelfidardo 0-1, Matelica Nero Stellati 5-0, Pineto San Giustese 0-1, Recanatese Francavilla 0-2, San Marino Fabriano 2-0, 1-1 tra Vastese e Monticelli. Arriva anche il quinto gol del Matelica, davvero una giornataccia per la compagine pratolana allenata da Di Marzio. 5-0 dunque del Matelica. Per ora è una giornata che è favorevole alle inseguitrici del Campobasso, stanno tutte vincendo anche nettamente, Matelica e Vispesaro, di misura il Castelfidardo purtroppo sul campo dell'Aquila. Campobasso al momento bloccato da un indomito San Nicolò, tra poco peraltro torneremo da Jenny Bruno per ascoltare come vanno le cose al nuovo Romagnoli. Intanto un minuto e mezzo per Roberta Di Sante, Pineto San Giustese. Pareggia del match in favore del Pineto quando siamo al 32esimo minuto, dunque riporta il risultato in parità la formazione di casa che c'era andata vicina pochissimi istanti fa, proprio un altro posto di Battista che si è inserito una fascia destra entrando nella ripresa in lungo di Rocco. Battista aveva già messo un altro buon cross alla mezz'ora per la testa di Gragnoli, ma non era stato fortunato in quel caso il centro cinese con la sfera che ha volato di pochissima la traversa. Si sono rifatti un minuto più tardi i padroni di casa con la dinamica è stata praticamente la stessa, con Battista che ha messo questo buon cross e il colpo di testa vincente in tuffo di Bisegna. E adesso c'è il terzo cambio per il Pineto, fuori Peggiotti, dentro Napolano, quando siamo al 33esimo minuto. Dunque sono entrati per il Pineto Battista, Esposito e adesso Napolano in luogo di Rocco, Mariani e Peggiotti proprio in questo istante. 33 minuti della ripresa, se ne sono andati 1-1 il risultato e io ti restituisco la linea, Andrea. Bene, dunque Bisegna per il pareggio del Pineto, il quinto gol del Matelica porta la firma di Mancini, Matelica 5, Nero Stellati 0. Andiamo all'Aquila per un minuto e mezzo da Daniela Rosone, l'Aquila Castelfidardo. Eccoci Andrea, 31esimo, il risultato non è cambiato, è ancora il Castelfidardo a condurre la partita grazie al calcio di rigore e poi, come vi raccontavo, quel tentativo di Valenti con un altro calcio di rigore fallito dal lato opposto. L'Aquila che ha provato a rendersi pericolosa in qualche occasione, Andrea, con dei tiri di Valenti, tutte le occasioni targate Valenti, però i loro tiri sono stati deboli e invece in questo minuto è arrivato il raddoppio del Castelfidardo con il numero 7 Montagnoli, un gol che ha freddato Parroni, il giocatore si è liberato degli avversari, è stato abilissimo ad andare davanti la porta, Andrea, e a siglare il 2-0. Il Castelfidardo che si conferma squadra temibilissima, l'Aquila non è riuscita neanche dopo 1-0 a creare delle occasioni che potessero veramente impensierire in qualche modo il portiere avversario, poi quel calcio di rigore fallito da Valenti ed eccoci qui a commentare questo 2-0 che gela il pubblico dello stadio Gran Sasso. Ok Daniela, Montagnoli. Ok, grazie Andrea, Daniela Rosone. Dunque la rete di Montagnoli per il Castelfidardo che si conferma una volta di più davvero una squadra rivelazione di questo campionato, squadra che negli altri anni solitamente lottava per non retrocedere, che spesso si è dovuta rifugiare nei play-out come lo scorso anno, addirittura ha avuto la necessità di un ripescaggio per giocare in Serie D. Quest'anno invece è una squadra di alta classifica ed è all'inseguimento della capolista Campobasso. Andiamo per un minuto e mezzo da Paolo Renzetti, Vastese Monticelli.
Sì, 31 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, sempre 1-1 tra Avastese e Monticelli, ma gli attacchi della formazione di casa stanno assumendo in questa ripresa i toni di un vero e proprio assedio alla porta difesa da Marani. Avastese è completamente trasformata, soprattutto dopo il gol del pareggio di Leonetti, mentre in quest'istante c'è una sostituzione in casa dei padroni di casa, scusate il gioco di parole, perché entra Bittaie ed esce con la maglia numero 10 Civaletta, scusate, con la maglia numero 7 ed entra Bittaie. Dicevo, un assedio vero e proprio da parte della squadra di Gianluca Colavitto, due legni colpiti nel giro di 30 secondi in un'unica azione, quando eravamo al 19° minuto, prima la traversa colpita da De Feo e poi il palo colpito invece da Leonetti. Ha attaccato ancora nei minuti seguenti la squadra di casa, e al 25° c'è stato un tiro di Fiore con il portiere Marani, che è riuscito a respingere. Paolo, scusami, ti interrompo, andiamo per qualche minuto a Campobasso, poi torno da te. Campobasso San Nicolò. Nel periodo non collegato al posto di Leone, che è uscito claudicante. Dobbiamo dire che il Campobasso ha il difetto di giocare sul ritmo del San Nicolò, così è davvero difficile scardinare una difesa molto ben piazzata, ed lo 0-0 è il risultato più logico che sta maturando per ora. Adesso D'Agostino, gli viene sottratto il pallone, la difesa del San Nicolò palleggia, recupera Danucci, all'indietro per Bolzan, il quale stava per scivolare, poi il sinistro, il passaggio con il sinistro è per lo stesso Danucci, 32esimo, quasi 33esimo. Attenzione a Gerardi, ancora Gerardi, viene affrontato in maniera irregolare da un avversario, e qui è la zolla di D'Agostino, Luigi, e quindi lo seguiamo in diretta. D'Agostino, che tra l'altro nel periodo non collegato, una volta nel primo tempo, una volta nel secondo, ci ha provato proprio da quella posizione, in una delle due circostanze ha voluto ripetere l'esploit di Annione, tuttavia senza riuscirci. La palla è terminata al lato di fondo, siamo al 33° e ci riprova Stefano D'Agostino. Vediamo la sua posizione, vediamo che cosa ne scaturisce. Tutti, diciamo, qui a Selvapiana con il fiato sospeso. Viene composta la barriera da quattro uomini del San Nicolò, vediamo se D'Agostino riuscirà a dimostrare tutta la sua bravura. Parte D'Agostino, la parata del portiere, stavolta è stato reattivo Di Berardino ed era ben posizionato, quindi non si è fatto sorprendere da una punizione che tuttavia era anche molto centrale. Dunque il rinvio dello stesso portiere del San Nicolò, Gerardi addomestica il pallone a centrocampo, ancora Gerardi che porta a spasso la sfera, attenzione, non lo ferma nessuno, può andare Gerardi, alla fine gli viene sottratto il pallone da Ndiaye e può ripartire il contropiede del San Nicolò con il numero 18 di... Allora rientriamo, c'è un calcio di rigore per l'Avastese, Paolo Renzetti. Sì, è stato atterrato Bittaie in area di rigore del Monticelli, il signor Robilotta di Sala Consilina non ha avuto dubbi, ha indicato il dischetto, è netto il fallo ai danni di Bittaie, non ci sono state le proteste da parte della formazione, dei giocatori della formazione ospite, e ora sul dischetto è il giocatore con la maglia numero 9, si tratta di Cristaldi contro Marani, si attende il fischio dell'arbitro campano, tutto pronto, fasi davvero decisive di questa gara, parte Cristaldi, la conclusione del giocatore dell'Avastese, il gol, passa in vantaggio la formazione di casa quando siamo giunti al minuto numero 35 di questa ripresa. Avastese che era andata sotto e che è riuscita a ribaltare il punteggio 2-1 sul Monticelli, la rete di Cristaldi su calcio di rigore, a te la linea. Ok, torniamo subito a Campobasso. Sull'altro fronte è molto defilato sulla fascia destra, Burma cerca di entrare, effettua un cross interessante che spiove dall'altra parte, è preda del numero 7 Massetti, ma lo recupera il Campobasso con D'Agostino, è in area di rigore, defilato anche lui, attenzione, ha messo al centro e per poco ha rischiato l'autogol De Santis, quindi 36esimo da annotare, D'Agostino e De Santis che ha messo in calcio d'angolo. Seguiamolo in presa diretta, quello che sarà il sesto corner della partita per il Campobasso, palla che spiove
al centro dell'area, ma sinceramente è stato battuto male da D'Agostino questo calcio d'angolo, e allora si riprenderà con una rimessa laterale comunque per il campo basso proprio davanti la panchina del San Nicolò, che si appresta a battere una si appresta a chiedere un cambio, ma questo viene rimandato. Allora si può battere con Gurma, la palla per Ribeiro sulla fascia destra, l'appoggio per Capozzi, che ha fatto un cross sballato che è preda facile del portiere del San Nicolò di Berardino. E dunque fase finale, Luigi, della partita. Siamo ormai al 37esimo, mancano 8 minuti. Bisogna comunque considerare che ci aspettiamo un recupero corposo comandato dalla signora Marotta di Sapri, proprio perché specialmente il secondo tempo è stato ricco di interruzioni e anche di sostituzioni. Tre ne ha fatte il campo basso, una il San Nicolò, ci sono state anche delle ammonizioni, e quindi crediamo che per ora il tempo di recupero si possa girare intorno ai 3 minuti. Adesso Danucci che mette verso il centro, vediamo se calcio d'angolo o no. C'è stata la deviazione di un difensore del San Nicolò, ma è stato bravo il portiere Di Berardino a evitare il calcio d'angolo. Di Berardino che è andato subito al rinvio, la palla che spiove dalle parti del numero 9 del San Nicolò, esattamente Tedesco, che viene però pescato in posizione irregolare. Allora io ti restituirei la linea. Okay. Allora rientriamo, andiamo a Recanati, 1 minuto e mezzo, Recanatese Francavilla, tiene questo doppio vantaggio fulmineo della squadra di Iervese. Agna. Sì, è 36esimo, Andrea, ancora 2-0 per il Francavilla, che in questo momento si sta portando in avanti, e poco fa è andato vicino al Tris con San Severino, che è entrato al 19esimo al posto di Renzo. Il pallone che è arrivato a San Severino in area, il destro del giocatore di Iervese, parato però in qualche modo da Maraglino, a fermare quindi il tentativo da parte del giocatore giallorosso. Per il resto fino a questo momento pochissimo altro, solo la girandola di cambi da segnalare da una parte e dall'altra. È entrato Perini al posto di Rinaldi nella Recanatese, ancora nella Recanatese Candidi al posto di Parisi. E per quanto riguarda per l'appunto il Francavilla, oltre al già citato San Severino al posto di Renzo, mentre adesso c'è un tentativo di Fiore di testa che riesce a indirizzare il pallone, un cross arrivato dalla destra all'indirizzo verso la porta, difesa da Maragnino, che in qualche modo alza la sfera in calcio d'angolo, e quindi si ripartirà con una battuta dal corner per i giallorossi. Vi dicevamo appunto dei cambi, è entrato anche Dipinto al posto di Palumbo nella formazione di Iervese. Tra poco ci sarà la battuta del corner, il tempo di recuperare la sfera in qualche modo. Dimmi tu, Andrea, se posso proseguire oppure sì, se corner vuoi che ti restituisca la linea. Corner che si sta prestando a battere tra poco il numero 17 Dipinto, ovviamente per il Francavilla. Siamo al 37esimo della ripresa con giallorossi, che finora hanno avuto comunque il grande merito di essere cinici nelle due occasioni avute nel primo tempo. Il colpo di testa ancora da parte di Romeo, che però finisce fuori di nuovo dalla porta difesa da Maraglino. Romeo, ricordiamo, autore del secondo gol del Francavilla, e che sempre nella prima frazione ha avuto un'altra occasione da calcio d'angolo, però non sfruttata, quindi si rimane sul 2-0 per i giallorossi al 38esimo della ripresa. A te. Grazie. In Serie A accorcia le distanze il Cagliari, rigore assegnato con il VAR, lo segna Joao Pedro. Cagliari 2, Genoa 3, Genoa che aveva triplicato in precedenza con Rigoni. Allora andiamo a Pineto, 1 minuto e mezzo, Roberta Di Sante, seguiremo le partite che sono più in equilibrio in questo finale di trasmissione. Roberto, 1 minuto e mezzo. Sì, siamo al 44esimo, Andrea, in questo istante manca dunque 1 minuto al termine dei 90 minuti regolamentari. Il Pineto ha pareggiato con Bisegna subito dopo la mezz'ora, e poi si è fatto pericoloso in almeno altre 3 occasioni, sempre con un molto dinamico Battista, che è entrato molto molto bene in partita. Prima non è riuscito a centrare lo specchio della porta in prima persona sul
traversone di Zane e poi invece al 38esimo ha scandagliato lui stesso una sorta di tiro cross sul quale però nessuno è riuscito a trovare la deviazione vincente. Poi al 42esimo, pochi minuti fa, Zane dalla distanza ha impegnato, ha scaldato i guanti a Chiodini, che però è riuscito a salvarsi in corner. Dunque Pineto, che dopo il pareggio sta provando a cercare di vincere questa partita, adesso viene ammonito Scognamiglio per delle basse, un calcio di punizione all'altezza della metà campo. Sta perdendo tempo, viene ammonito dal direttore di gara. Sono sei le ammonizioni fino a questo momento, quattro nelle fila della San Giustese: Patrizio, Scognamiglio, Prosmans e Moretti, due tra, nelle fila del Pineto. Si tratta di Pomante e Bisegna. Ma intanto attenzione, perché se ne va il numero 7 Laringe, che prova a mettere in mezzo proprio per Moretti, che viene però anticipato al momento del tiro ancora da Battista, che veramente si è inserito molto molto bene in partita. Non riescono però poi a farsi rivedere in avanti, a riversarsi in avanti, a far partire il contropiede gli uomini di Amaolo. Ok, Roberta, torno tra pochissimo da te. Campo basso, un minuto. La rovesciata di Lagnena del campo basso, che avrebbe meritato migliore sorte. C'è un giocatore del campo basso a terra, si tratta di Salim Ribeiro, al quale vengono prestate le cure del caso da parte dello staff sanitario del campo basso. Sono entrati due addetti alla panchina, tra cui il fisioterapista Domingo Marcos, il dottore Gabriele Salemme, quindi probabilmente ci potrebbe essere un altro cambio per la squadra rossoblu, mentre a grandi passi andiamo verso il 90esimo, perché siamo esattamente al 43esimo. Luigi, gioco fermo con Ribeiro, operazioni di a terra, ancora a terra, operazioni come dire di spray miracoloso per lui, e quindi tutto questo è tempo che crediamo verrà calcolato. Ok, rientriamo, andiamo a Vasto. Paolo, quanto manca? Allora, diamo un'occhiata al cronometro, Andrea, sono 43 minuti in corso, dunque due primi più recupero, però c'è una novità perché la Vastese in 10 uomini per l'espulsione di De Feo per doppia ammonizione, dunque in questo finale di gara, in questi due minuti che mancano al 90esimo e poi nel recupero, la squadra di Colavitto giocherà in 10 contro 11, c'è una rimessa laterale per la squadra di casa, ma bisognerà attendere qualche attimo perché c'è una sostituzione. Ok, grazie Paolo, torno da te tra poco. Campo basso, sentiamo come vanno le cose. Vediamo cosa succede, è stato un secondo tempo molto brutto, questo c'è da dirlo, fatto di cambi, infortuni, molte interruzioni, e quindi ne ha fatto le spese sicuramente lo spettacolo, si è visto poco o nulla. Adesso è rientrato Ribeiro, evidentemente dato il parere favorevole dello staff medico può proseguire il gioco. Adesso c'è il San Nicolò in avanti con Di Benedetto, la palla che esce ed è in favore proprio del San Nicolò, mentre San Luigi mancano esattamente 30 secondi al 90esimo, sempre 0-0 a Selvapiana, con il San Nicolò che manovra con Petronio, poi il pallone appoggiato sulla sinistra a Mozzoni, quale ha di fronte a sé proprio Salim Ribeiro, effetto questo lancio, poi il pallone per Sorrentino che spazza il pallone avanti, attenzione Gurma lo protegge, Danucci fa partire il lancio proprio per Gurma che cerca di andare via all'avversario, ancora Gurma per D'Agostino, il quale alza male il pallone, oggi D'Agostino in ombra, ci dispiace. Ok, rientriamo, andiamo a Pineto, Roberta. Finita proprio in questo istante, al 49esimo il direttore di gara ha fatto terminare le ostilità, termina dunque 1-1, secondo pareggio consecutivo per il Pineto, che riesce a recuperare il gol
gol di svantaggio prima al 17esimo della ripresa. Il rigore trasformato da Camillucci ha portato in vantaggio la San Giuseppe. Il pareggio al 31esimo porta la firma di Bisegna. La sensazione è sempre però che questa squadra che ha avuto in mano le... Va bene Roberta, per le considerazioni ci sentiamo più tardi, dobbiamo dare gli altri finali. Campobasso in mezzo Elefante, la palla che viene respinta da Mattetti del San Nicolò, la palla ora è preda dello stesso D'Agostino, poi Bolzan e non ce la fa ad agganciarla Sorrentino, che evidentemente la lascia correre in maniera involontaria sul fondo. Se ne è andato uno dei quattro minuti di recupero. Ok, rientriamo, quattro minuti di recupero, il primo è andato via a Campobasso, andiamo a Vasto, Paolo. Anche a Vasto, 4 minuti di recupero, si sta giocando il primo di questi 4 minuti che separano la gara dal triplice fischio finale. Allora tieni la linea un minuto solo. Sì, e proprio in qualche attimo fa, prima di ricevere la linea, c'è stata un'azione clamorosa per la formazione di casa con Bittaglia che per due volte nella stessa azione ha fallito il gol del 3-1, prima tutto solo dinanzi a Marani calciando addosso all'estremo marchigiano e poi in area di rigore mandando il pallone sopra la traversa. Ancora Bittaglia scatenato, l'ex giocatore dell'Avezzano, il servizio per Fiore, siamo sulla quasi al limite dell'area di rigore, ancora Fiore costretto ad uscire, il servizio sulla sinistra per Bittaglia, due avversari su di lui, finisce per perdere il pallone Bittaglia, ma guadagna un calcio di punizione perché secondo Robilotta c'è stata azione fallosa ai suoi danni e dunque ci sarà il calcio da fermo in favore della Vastese. Secondo minuto dei 4 di recupero, sempre 2-1 per la squadra di casa a terra linea. Ok, andiamo a Campobasso. Noi non eravamo in linea, però qualche dubbio ci è sorto. Adesso può andare a battere questo calcio di punizione il San Nicolò profondo, ma c'è l'Anniena che fa buona guardia. L'Anniena, Capozzi e Bolzan sono stati davvero molto molto bravi quest'oggi a difendere il Campobasso. Tra l'altro il portiere Landi è stato praticamente spettatore non pagante dell'incontro. Manca effettivamente un minuto alla fine di Campobasso San Nicolò, che non accenna a sbloccarsi con il San Nicolò che è pronto a battere, mentre vediamo anche in grafica. Ok, rientriamo, torniamo da Paolo Renzetti. Paolo, quanto manca? Sì, un minuto e mezzo al termine, c'è un calcio. Allora Paolo, vai fino alla fine e poi ci ridai subito la linea. Sì, fino alla fine dunque per seguire questi 90 secondi, forse anche qualcosa in meno, che mancano al termine di questa partita. Vi dicevo della doppia conclusione mancata da Bittaglia due minuti fa, che avrebbe chiuso con anticipo la partita. Ancora 2-1 per la squadra di casa, attacca, c'è questo rinvio del portiere Camerlengo con il pallone che termina direttamente sul fondo, la rimessa con le mani effettuata dalla formazione marchigiana con Pierantozzi all'indietro per Sosi, il lancio in avanti di Sosi, ma Monticelli che dopo ora è Fazzini che manovra, dicevo dopo il tanto gol del scusami, accorcia le distanze l'Agnonese ad Avezzano 2-1. Allora approntiamo il collegamento con Pino Razzano, vai avanti Paolo. Sì, dicevo, dopo il gol sul calcio di rigore di Cristaldi, la formazione marchigiana ha attaccato, ma in maniera confusa e soprattutto improduttiva, non riuscendo mai a creare problemi all'estremo aragonese. Ora c'è una punizione per il Monticelli, la battuta del portiere Marani, pallone sulla tre quarti di campo della Vastese con Gabrielli per la squadra di casa, il servizio sulla destra per Ballorani che non riesce. Intanto scusami, è finita a Campobasso, 0-0 tra Campobasso e San Nicolò. Un attimo Paolo, andiamo ad Avezzano, Pino Razzano. Sì Andrea, ad Avezzano siamo giunti al 48esimo minuto di questa ripresa, si giocherà ancora per altri due minuti. Vi dico solo che l'Agnonese ha accorciato le distanze al 46esimo con Margarita grazie ad un calcio di punizione messo a segno dal numero 20 Margarita, forse c'è stata anche una deviazione da parte di qualche difensore della formazione di casa. 49 minuti di gioco, Avezzano 2, Olimpia Agnonese 1, si giocherà per altri 60 secondi. Andrea, è tutto a te la linea. Grazie, torniamo a Vasto, Paolo. È finita a Vasto, 2-1 per la Vastese dopo 4 minuti di recupero, a te la linea. Grazie, andiamo a Recanati, Agna Cantagalli.
48 e 40 in corso, Andrea, 5 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, due occasioni da raccontarvi. Al 41esimo Silvestri ci ha provato da fuori in area con il tiro terminato alto e poco fa ancora Silvestri è riuscito a rubare palla nella propria metà campo, si è involato verso Maraghino, ma sul successivo tentativo di tirare in rete ha trovato proprio l'estremo difensore di casa a respingere, ancora poi Maraghino a respingere sul dipinto che ha raccolto il pallone a fermare di nuovo il tentativo del giocatore del Francavilla. 50 secondi alla fine della partita, un calcio di posizione segnato dal direttore di gara per il Francavilla che verrà battuto tra poco da Sembrone. Calcio di punizione battuto in questo momento lungo sulla destra a cercare il colpo di testa da parte di Galli, viene però fermato l'attaccante del Francavilla, la Recanatese prova a uscire in qualche modo, è bravo invece Silvestri a raccogliere il pallone, ancora andare da solo o almeno prova a farlo contro tutta la difesa della Recanatese, viene però fermato in qualche modo, ma per il direttore di gara c'è il fallo da parte del giocatore del Francavilla, quindi si ripartirà, si è già ripartiti con un calcio di punizione a favore dei padroni di casa con il triplice fischio che arriva in questo momento a decretare la vittoria del Francavilla che torna al successo dopo due sconfitte consecutive contro Campobasso e Castelfidardo, tre punti importanti per la formazione di Iervesi in un momento molto complicato per quanto riguarda le assenze, ricordiamo i marcatori al secondo minuto Mancini ha portato avanti il Francavilla, al nono minuto Romeo ha raddoppiato per il Francavilla mentre adesso si sta accendendo un parapiglia in campo tra giocatori che però viene subito sedato dalle rispettive panchine, Francavilla cinico delle poche occasioni che comunque la gara ha offerto, mentre la Recanatese dall'altra parte ha fatto davvero ben poco dalle parti di Spacca per impensierire la formazione di Iervese. È tutto dal Tubaldi di Recanati, a te. Grazie Dania Cantagalli, andiamo da Daniela Rosone all'Aquila, Daniela. Sì Andrea, sono stati minuti finali un po' concitati perché c'è stato un gol di Fabrizi proprio al minuto finale, una mischia in aria e l'ha buttata dentro, però non abbiamo capito sinceramente se l'arbitro ha convalidato questo gol perché non è che ha rimesso la palla a centrocampo, ha fischiato subito il fine, quindi anche con i colleghi siamo rimasti tutti incerti sul finale, che quindi... Sinceramente siamo rimasti tutti un po' sconcertati dal comportamento. Purtroppo però la sostanza non cambia, Daniela. La sostanza non cambia perché comunque l'Aquila esce sconfitta da questa partita dove aveva iniziato bene nei primi minuti, però poi è stato sicuramente il Castelfidardo a creare tantissime palle gol, a essere cinico l'occasione del rigore e poi quella bellissima azione di Montagnoli, quindi Andrea poco poi cambia alla fine l'episodio alla fine. Perfetto, grazie a Daniela Rosone. Non so se possiamo sentire anche Pino Razzano per sapere se è finita la partita allo stadio dei Marsi. Diamo il tempo chiaramente alla regia di approntare il collegamento perché l'Agnonese proprio in pieno recupero aveva realizzato con Margarita su punizione, riaprendo la partita, mancavano 70 secondi alla conclusione. Alla conclusione della gara, insomma, supponiamo sia finita con la vittoria dell'Avezzano se così sarà la seconda vittoria consecutiva per la squadra allenata da Giampaolo, che si era sbloccata a Monte San Giusto vincendo 2-1 ed è sì finale ad Avezzano batte Agnonese 2-1. Allora andiamo a ricapitolare i risultati di giornata partendo dalla Serie A. Allora c'è Pino Razzano. Pino, è finale dunque? Sì, finale Andrea da Avezzano. Avezzano ha battuto l'Olimpia Agnonese per 2-1, doppietta di Dos Santos, il gol invece per i Molisani segnato al 46esimo del secondo tempo da Margarita direttamente su calcio di punizione, ma quasi sicuramente c'è stata anche una deviazione da parte di qualche giocatore della formazione di casa. Finale dunque dallo stadio De Marzi, Avezzano batte Olimpia Agnonese 2-1, seconda vittoria consecutiva per la formazione di Giampaolo, continua invece il momento nero per la formazione molisana. È tutto per oggi, Andrea, ti restituisco definitivamente la linea.
Perfetto, grazie a Pino Razzano. Allora, diamo i finali dalla Serie A alla Serie D. Chiaramente già vedete i risultati nel serpentone, ma andiamo a ricapitolare con l'ausilio della grafica. Allora, Bologna-Spal 2-1 con le reti di Poli, autogol di Salamon nel finale, gran gol di Antenucci, ma non basta per la Spal. Cagliari-Genoa 2-3 in gol Galabinov, Tarabt, poi accorcia le distanze Pavoletti, allunga Rigoni nel finale, 2-3 sul rigore di João Pedro. Crotone-Torino 2-2, il pareggio del Torino è arrivato al 92esimo con De Silvestri, in precedenza Crotone avanti con Rodien, pari di Iago Falche, poi Martella, quindi De Silvestri. Giocata alle 12.30 Fiorentina-Udinese 2-1, decide la doppietta di Terò, inutile il gol di Samir per l'Udinese. Poi gli anticipi di ieri, Juventus-Lazio 1-2, Roma-Napoli 0-1, Sampdoria-Atalanta 3-1, vittoria in rimonta della squadra di Giampaolo. Paolo segna Cristante nel primo tempo, nella ripresa pari di Zapata, 2-1 di Caprari, 3-1 di Linetti. Sassuolo-Chievo-Verona 0-0, questa sera il derby di Milano, domani Verona-Benevento. Andiamo direttamente in Serie C, solo per rivedere i risultati, la classifica l'abbiamo vista in precedenza: Teramo-Padova 2-1, Bassano-Triestina 1-1, Fermana-Vicenza 0-0, Mestre-Reggiana 1-0, Ravenna-Feralpisalo 0-1, Renate-San Benedettese 1-1, su Tirol-Sant'Arcangelo 5-0, alle 18.30 Albino-Leffe-Pordenone e Gubbio-Fano riposa il Modena. E ora i finali della Serie D. Con questi risultati Avezzano batte Agnonese 2-1, nel primo tempo espulso Corbo nell'Agnonese e nella ripresa ne approfitta l'Avezzano che va in gol due volte con Dos Santos, accorcia nel finale Margarita su punizione. Campobasso San Nicolò 0-0, Jesina Vispesaro 1-4, tutto nella ripresa, doppietta di Olcese, Baldazzi, Cruz sul rigore per la Jesina, Pierandrei sempre sul rigore. L'Aquila Castelfidardo 1-2, anche in questo caso la rete di Minella su calcio di rigore, poi Montagnoli raddoppia per la squadra marchigiana nel finale, poco prima del fischio, del triplice fischio, arriva il gol di Fabrizi, purtroppo per l'Aquila inutile. Matelica 5-0, la vittoria 5-0 sui Nero Stellati, tutto facile per la squadra matelicese, invece Nero Stellati che incappano in un'altra giornataccia, in gol Oliveira, Angelilli, poi Gabbianelli, Magrassi e Mancini. Pineto San Giustese 1-1, tutto nella ripresa, sblocca Camillucci sul rigore, pari del Pineto con Bisegna. Recanatese Francavilla 0-2, qui invece tutto nei primi 9 minuti di gara, segna Mancini e raddoppia Romeo. San Marino batte Fabriano 3-0, in gol Zuppardo, 5 e Gadda, e infine la vittoria in rimonta della Vastese sul Monticelli 2-1, anche in questo caso tutte le reti nella ripresa, sblocca Pretarulo, pareggia subito dopo Leonetti, nel finale Cristaldi sul rigore, dai 3 punti alla squadra di Colavitto. Vediamo la classifica, come detto distanze accorciate in vetta, Campobasso resta da solo al comando, 17 punti, ma si avvicinano a meno 1, Matelica, Vispesaro e Castelfidardo con 16 punti, la migliore delle abruzzesi ora è la Vastese, 13 punti. C'è il sorpasso sull'Aquila che resta a 12, peraltro se non ricordo male la prossima domenica c'è Vispesaro Vastese, dunque match di alta classifica, la Vastese può spiccare il volo, dovesse fare il colpaccio su un campo comunque molto difficile. Dunque Vastese 13, l'Aquila 12, 11 punti per San Marino e San Giustese, 9 punti per Francavilla, Avezzano e Jesina, 8 punti per il Pineto, 7 punti per il San Nicolò, ma oggi punto preziosissimo a Campobasso, 6 punti per Fabriano e Recanatese, 4 per l'Agnonese, 3 per il Monticelli, 2 per la matricola Nero Stellati che non riesce a trovare la prima vittoria in campionato, ma oggi era effettivamente difficile sul campo del Materica, anche se poi è finita molto male come dimensione di risultato, 5-0, lo ricordiamo.
Allora, abbiamo concluso, abbiamo terminato questo numero di diretta stadio che tornerà la prossima settimana, in particolare sabato con l'impegno del Pescara con l'Avellino, poi domenica prossima saremo sempre qui per seguire Serie C e Serie D, ma vi ricordo l'appuntamento di più tardi, intorno alle 19.30 con l'Abruzzo del Pallone, la conduzione di Jacopo Forcella, vedremo le immagini, i servizi delle partite di Serie D con in campo le abruzzesi e dunque commenteremo quanto accaduto nel corso di questo pomeriggio. Io ringrazio in redazione Jacopo Forcella, in regia Maurizio Daguì, tutte le voci che avete ascoltato nel corso di questa nostra diretta e vi rimando a tra poco più di due ore per l'Abruzzo del Pallone. Buon proseguimento di questa domenica. Yeah.